Cioè, escano sempre a testa alta, altissima proprio! Il problema è che escano sempre. Ehm, buonasera, benvenuti, bentrovati, bentornati. Inizia una nuova settimana NBA e come vedete, io loquisco, parlo in maniera molto pacata, molto tranquilla. Perché eh, io, io ve lo giuro, ve lo giuro, su quello che volete, ieri io non avevo più un colpo di tosse. Ma neanche. Io proprio. Infatti, ieri io pensavo: ah, finalmente dopo tanto, <ride> dopo tanto tempo, domani riuscirò a godermi no, una, una live NBA, una di quelle maraton. Ma dove è andato Mepiondu? è sparito me fiondu, e si comincia bene, si comincia bene di nulla questa settimana, vabbè, e invece niente, stamattina mi sono svegliato, non riesco a dire due parole insieme senza metterci un tossicone, ragazzi non c'è più me fiondo. per cui io mi scuso doppiamente sia per la tosse che ve la beccate tutta anche a questo giro, io ve lo dico, ve avvertito, prima vi beccate tossiconi a ritrescine per tutti i video, per tutta la durata della live. Non posso fare altrimenti. Durante i video riesco a tagliarli. Sto facendo il triplo della fatica in questo periodo perché i video li devo registrare due volte, tre volte perché mi intossisco a mezzo, però riesco poi alla fine a tagliarlo. In live questo non è possibile quindi ve lo beccate e vi chiedo scusa, e vi chiedo scusa anche di Mefiondu, e c'è questo, vedi c'è questo, questo pirulino qui, questi, vuol dire che ha perso Mefiondu, ha perso Mefiondu, e giustamente avendo visto come hanno giocato i suoi Celtics ieri sera e come è andata a finire, lui ha detto io smetto, cambio mestiere, e se n'è andato mi scuso, dalla prossima live verrà rimesso a posto Mephiondu andrò a vedere com'è, dove è finito e cercheremo di reinserirlo, va bene per, per oggi siamo senza Mephiondu non so, mi sembra che si sia anche senza Bobanone, mi, mi viene da capire quindi ha proprio perso tutte le immagini bene, bene, tipeee dovete sapere che io questa, questa roba qui l'ho caricata tramite tipeee Tipo, non ha funzionato bene a posto, lo risistemeremo oggi. Siamo senza immagini mi, mi, mi dispiace. Ehm. Um... Dicevo, eh, ieri sera, comunque questo per la tosse, va bene, poi me fiondo, le immagini Ieri sera, <coughs> io non voglio fare editoriali in, questi, in queste live perché già sono lunghe e già io ho la tosse Però devo dire solo una cosa in apertura per giustificare il titolo che ho fatto di questa live E cioè i Boston Celtics sono come Little Basket, sottotitolo, escono sempre a testa alta altissima proprio e, e però escono sempre ora questa serie è tutt'altro che finita però io devo lanciare un monito io sono 30 anni che guardo questo gioi va bene e sono 30 anni che come ormai sapete sono più interessato agli aspetti psicologici, intrinseci, capito? Quelli che, che, che sono nascosti, che, so, tra, che si leggono tra le righe rispetto magari a, alle cose tecniche, alle cose... Cioè, tipo, per esempio, a me il fatto che questo, questo giocatore sia il primo giocatore da, da, da quando è nata la Coca-Cola a fare tre respiri prima di un tiro lì... Cioè, tutti i record che segnano ora, capito? A me non mi dicono niente. Però gli aspetti, quelli un pochino più nascosti. E allora io vi dico cultore della materia che il tiro di ieri sera di Marcus Smart segnatamente il primo perché poi il secondo, ne parliamo dopo del secondo ma il primo, quello che poi ha consegnato la partita all'overtime è sinistramente identico al tiro sbagliato da Harrison Barnes <coughs> nella serie tra Golden State Warriors e Sacramento Kings è identico identico Lì c'era Diaron Fox che stava creando in quanto leader del gruppo stella della squadra, chiuso bene dalla difesa, ha riaperto per un giocatore di sua fiducia, tiratore con più spazio, questo si è preso il tiro della vittoria. In quel momento lì la serie stava 2-1 per Sacramento, avesse segnato Harrison Barnes andava 3-1 per Sacramento e non era finita, ma quasi. Ha sbagliato, io a, a suo tempo lo definì il turning point della serie della stagione, una sliding door dell'NBA anche per gli anni a venire. Golden State ha pareggiato 2-2 e poi ha vinto la serie a gara 7 ieri sera. Jason Tatum, il leader della squadra, stava costruendo il tiro per la vittoria, è stato marcato bene, ha riaperto per un giocatore di sua fiducia, tiratore, nell'angolo con spazio, tra l'altro anche lo stesso angolo quando dici proprio la Habala. Eh? E in quel momento lì Boston era 2-1 nella serie, avesse vinto sarebbe andata 3-1, non era finita, ma quasi, l'ha sbagliato. Philadelphia ha vinto la partita, ha pareggiato la serie 2-2. E ora vediamo come va a finire. Eh, io, lo, io, di, io di beh, Sapete, no? Io lo, io lo dico, poi vediamo, tante cose le sbaglio. Beh, qualche d'una ogni tanto, beh, per sbaglio, di nuovo la zecco. Quindi solo questo, dico solo questo. Poi entreremo nel dettaglio della partita, perché poi è stata una partita incredibile. Al di là di tutto, bellissima, però. Eh, andiamo, andiamo per ordine, vi comincio a leggere così almeno si cerca di allora c'era procrastinatore serale <ride> che si era abbonato, dodicesimo mese, un anno intero di procrastinatore serale. Lo saluto, lo ringrazio, Ciao Edo, Sono passato solo per abbonarmi. Ti aspetto giovedì, continua così. Allora, a proposito di giovedì, dico solo una cosa, giovedì ci sarà la live, chiaramente pre Playoff LBA. E, e Per il versante LBA del canale, dico e domani. Tosse permettendo, uscirà un pagellone omnicomprensivo di tutta la stagione. Quindi, domani non ci sarà il pagellone della trentesima giornata, ma ci sarà un pagellone omnicomprensivo di tutta la stagione in cui, squadra per squadra, io darò il mio voto da 1 a 10. Proprio perché io cerco sempre di evitare le polemiche sul canale e di evitare argomenti che possano portare poi ad avere critiche e cose, no? Questo bene. Eh, poi <ride> c'era Lorenzo 145, lo saluto, lo ringrazio, direbbe qui Twitch che si è abbonato per la prima volta, quindi nel caso in cui fosse vero, benvenuto, questo è un gruppo di persone che normalmente senza tosse, ormai da un mesetto abbondante e credo per sempre a questo punto, perché se è cronicizzata, hanno anche la tosse ne nell'impersonificazione del sottoscritto e fanno l'alba a parlare. Di quello che succede nella NBA una volta a settimana, di norma il lunedì alle 6. Poi c'era anche ma Maestro Francesco, che lui pure si era abbonato per il primo mese, se Twitch non ha perso i conto, Quindi, benvenuto anche a lui, grazie, grazie mille. Poi 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 ci abbiamo sempre negli abbonamenti abzaz 00 Lo saluto, lo ringrazio. Quindicesimo mese dice Golden State in gara 3 non ha perso per gli arbitri. Ci sono tre episodi che condizionano i due challenge sfondamenti netti di Davis per me e il flagrant a Moody in una situazione simile a quella di Sabonis. Come prepararsi mentalmente? Si rischia una compensazione? Eh, allora, eh, Golden State c'è un problema di fondo importante. Golden State in questo momento non ha una risposta a Anthony Davis. Io tenderei però anche a generalizzare. L'NBA in questo momento, essendo i Milwaukee Bucks stati eliminati al primo turno. Non ha una risposta per Anthony Davis. O meglio, ha la risposta che abbiamo sempre tutti contro Anthony Davis. Perché alla fine, se dovessi giocare un 1 contro 1, un torneo di 1 contro 1 contro le stelle NBA, ma io scelgo di giocare contro Anthony Davis, perché io comunque perdo 1 contro 1 contro una stella NBA. Quindi contro chiunque quindi dovendo scegliere scelgo Anthony Davis perché ho sempre la possibilità che si rompa e io possa vincere per abbandono capisci quindi questa è la risposta che c'è sempre contro Anthony Davis e eh, che, che ha anche Golden State così come tutto il resto della lega ma se questo non accade fino ad ora non è accaduto ci cioè è andato vicino ci ha provato in tutti i modi non gli è ancora riuscito a farsi male non c'è una risposta e, e questo è un grosso problema perché Anthony Davis sta dominando la serie dal punto di vista difensivo, dal punto di vista offensivo e non solo. In più, si sta vedendo recentemente un LeBron James che assomiglia sempre di più al LeBron James di quando in carriera ha avuto delle squadre che gli piacciono. E quindi un Lebron James, per esempio, nell'ultima partita ha passato tutto il primo quarto senza prendersi neanche un tiro. Non senza segnarlo, che già sarebbe strano, senza proprio tirare. Perché? Perché non c'era bisogno, perché doveva, preferiva costruire per i compagni. L'ha sempre fatto anche quando aveva 20 anni, figuriamoci ora che ne ha 38. No? E ha raggiunto anche quel tipo di tranquillità emotiva, quel tipo di maturità. Per cui sono due caratteristiche che mettono nei guai Golden State. Nonostante questo, io <ride> continuo a pensare che Golden State in questo momento debba prima di tutto guardare a se stessa. Ci sono stati degli episodi mh, sui quali si può essere più o meno d'accordo. Io. Non sono neanche parti, particolari, particolarissimamente in disaccordo con te, ma non ci voglio proprio entrare perché secondo me queste sono tutte caratteristiche, sono tutte specifiche che cominciano a essere importanti, cominciano ad avere un valore, una valenza sul risultato finale. Nel momento in cui Golden State non accende il cervello, perché quando accende il cervello no, non ci puoi avere niente a che fare l'accenderà? La, la, partiamo da qui, l'ha mai acceso in questa serie, cervello? Perché anche su questo si può discutere. Golden State una partita l'ha vinta. Però, boh, ti dovessi dire che proprio, proprio hanno giocato una partita proprio focus, mm, no, non, sa non sarei così sicuro. Quindi l'accenderanno mai? E se sì, quando e per quanto tempo? Il problema fondamentale, il motivo per cui non si può noi dare una risposta in questo momento, è che non lo sanno nemmeno loro. Eh, Draymond Green ha detto, <coughs> continuerò a difendere come ho sempre difeso negli ultimi, non mi ricordo quanti, 11-12 anni di carriera, eh, però se continuano a fischiarmi in questo modo qui, non posso giocare a pallacanestro. Io su questo e in generale sugli arbitri, dico una cosa sola. Che è un po' cross-platform, è un po' trasversale su più serie. Dico solo questo sugli arbitri. Stanotte, Nikola Jokic ha avuto un contatto con dei tifosi, nello specifico proprietario, uno dei proprietari dei Phoenix Suns. La cosa eh, si è eh, risolta a tarallucci e vino. Perché è Nikola Jokic? Lungi da me, Pensare che Nicola Jokic debba essere super multato, squalificato, addirittura, sapete quello che penso io? Cioè io, io cioè, è proprio l'idea più lontana in assoluto dal mio modo di vedere la pallacanestro. Però devo sommessamente sottolineare che troppo spesso vengono usati secondo me due pesi e due misure. Perché se quell'episodio lì avesse coinvolto il proprietario di Phoenix Suns e Draymond Green o Deion Brooks o uno di questi qui Oggi sarebbe stata la cronaca mondiale piena di gente che diceva «Eh, ma Malice at the Palace è cominciata in quel modo lì!» «Eh, ma eh, c'è un confine tra il campo, i giocatori e il pubblico e chiunque lo oltrepassa deve essere eh, punito severamente per dare un'isola!» Invece ha fatto Jojic, vabbè, ha fatto Jojic. Questo non va bene. Hm? Ma attenzione, io non lo sto dicendo perché voglio che Jokic sia punito, io lo sto dicendo perché voglio che venga usato lo stesso metro di misura per... la mia idea personale, soggettiva, è che dovrebbe essere tollerante, perché se quell'episodio lì l'avesse fatto chiunque altro sarebbe comunque stato da non fare niente, come probabilmente non faranno niente o poco a Nikola Jokic. Invece in altri casi non succede, perché chi compie l'azione è importante troppo spesso tanto quanto la gravità dell'azione stessa. E questo non va bene, in generale. Questa è un po' la mia idea. Poi ci abbiamo, <coughs> sempre negli che so di qua, Erst 1969, saluto, ringrazio, settimo mese, dice un caro saluto a tutti e ti ad un parere sulla gestione arbitrale della difesa di Draymond Green su Davis e se pensi che questo abbia condizionato Golden State in modo, in modo unfair. Allora, di nuovo, è, è difficile parlare di arbitri nel, nel contesto NBA. Più che altro perché io ho come la sensazione che anche loro spesso, troppo spesso, siano in, in, ulteriormente messi in difficoltà, lo sapete, questa è una cosa di cui si è parlato spesso, dal regolamento, oltre al fatto di non essere la miglior classe arbitrale, generazione arbitrale della storia della Lega. Però, al di là di questo, io reputo che Draymond Green sia sufficientemente maturo. E soprattutto intelligente da un punto di vista cestistico e non da capire qual è il metro arbitrale. È un metro arbitrale che io, se vi devo dare un giudizio, descrivo come sbagliato, sbagliatissimo. Io non sono d'accordo, cioè io so con co Draymond Green in questo senso. Però devo dire che, essendo te Draymond Green, devi essere ormai abbastanza esperto, abbastanza maturo e abbastanza intelligente da capire il metro arbitrale. Non puoi continuare a fare duro te, duro io, perché vincano loro, te ne fischiano sei e te esci. Per cui, eh, mi piace questo metro arbitrale? No. È un metro arbitrale però con il quale devi fare i conti. E non puoi pensare di dire ma se io continuo a difendere così, alla fine loro cambieranno metro. Alla fine te uscirai per falli. Questo succede. E... Però ecco, la mia è una posizione intermedia, nel senso che io sono d'accordo con Draymond Green, ai playoff si dovrebbe difendere così, si dovrebbe metterci fisico e te lo dovrebbero far fare, però eh, se non te lo fanno fare, eh, il, il coltello dalla parte del manico, in questo senso, ce l'hanno loro. Questa è la mia idea. Poi ne parliamo. Insomma, siamo qui per questo, oltre che per tossirci a tosso vicendevolmente, io alla fotocamera Roz 12. Saluto, ringrazio. 17 mese, siamo sempre negli abbonamenti. Cioè, non preoccuparti, ci piace tanto anche con la tosse, ma a me per, mi dà proprio noia! Perché a me la cosa che mi piace anche di, 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 è che è diventano no? un po' stile podcast. E quindi io ho investito tanto anche sull'audio, apposta per, per cercare, ho cioè un mixer qua Giù dietro che poi una radio per pe cercare di dare, non essendo io questo grosso modello di Vanity Fair, non potendo offrire chissà quale visione dal punto di vista, no, cerco di dare quantomeno dell'audio, ma <ride> interrotto continuamente dai tossihoni è uno schifo. E io, però, che, che possiamo fare questo? Vabbè. Eh, come vedi, Golden State dice Roz 12. Per me sarà un'altra gara 7. Ma temo che contro il King non, andà, non andrà come coi Kings. Mm? Gio, gioco di parole: King Kings. Io non lo so. Allora, allora, se io ho oggi, che è il 8 di maggio e che la serie sta 2 a 1 per i Lakers, dovessi dare una previsione, ti direi che non ci arrivano a gara 7. A questo giro. Eh, mi sento molto più vicino a un possibile momento di eh, difficoltà definitiva da parte di Golden State. Golden State ha, ha 15 vite e quindi è capace di, di risorgere in qualsiasi situazione. Però, mentre è un sacramento. Era stata sotto 2-1 anche con Sacramento, eh? però la, la, vedevo una la vedevo una Golden State un pochino più... Qui vedo proprio, ho visto proprio in queste prime tre partite una situazione dal punto di vista neurologico, dal punto di vista proprio di nervi, più piatta, molto più piatta rispetto a come avevo visto con nella serie con Sacramento. Nella serie di consacramento c'erano degli alti e bassi da un punto di vista di tenuta mentale che mi facevano dire, guarda che se riescono a mettere in fila due o tre momenti di alto, questa serie la portano a casa. E invece qui la curva è molto meno, molto meno cioè la dispersione, capito, è molto più, sono stati momenti di alti e momenti di bassi, meno alti e meno bassi. E questo è preoccupante per Golden State. Non mi preoccupano le lune alterne di Golden State, mi preoccupa quando invece non ci sono. E quindi se io dovessi oggi dare un, un pronostico, eh, non credo che arrivino a gara 7. Potrebbero anche arrivare a gara 6 per Golden State, paradossalmente, però è più difficile, mettiamola così. Eh, al momento piuttosto che una gara 6 per i Lakers, che invece sarebbe il risultato che io oggi mi sentirei di pronosticare. Però, ragazzi, eh, siamo di fronte a un giochino in cui mezzo decimo di, di, di centesimo di secondo in più nel cronometro di ieri sera e Boston ora era avanti 3 a 1 e, e, e la prossima la giocava in casa e Filadelfia aveva perso nonostante il quarantello del Barba e praticamente era finita e invece ora sta 2-2 quindi capisci cioè, eh, domattina Anthony Davis si sveglia me, me, si prepara il cappuccino per fare colazione gli va di traverso gli, gli prende un, 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 coso un collasso polmonare come a Bobanone in quasi gaming e sta fuori sette mesi e, e è finita lì per cui che vi devo dire è complessa fare, fare un pronostico al momento. Poi abbiamo F Marco 92, dodicesimo mese, <ride> un anno intero di F Marco 92, lo saluto, lo ringrazio, dice bella Edo, contraccambio, contraccambio. Poi c'era, sempre negli abbonamenti, Gules, ventitresimo mese, quasi due anni, saluto, ringrazio, eh, dice Ciao ed un abbraccio, fila eh, Lakers, sarebbe la finale del mio cuore, per l'ultimo anello del re e il meritato anello per il barba, dato il suo prime ai Rockets, all'ombra dei Golden State Warriors. Che ne pensi? Pensi che abbiano le componenti per arrivare in fondo entrambe? Allora, due cose dei Lakers si sono già dette. Eh, provo a dire due cose su Filadelfia, sulla partita di ieri sera, così mi dite se siete d'accordo. In teoria, dalla partita di ieri sera, la squadra che esce vincente veramente, al di là del risultato finale, è Boston. Perché se te pensi che Philadelphia ha vinto all'overtime. E tra l'altro te, Boston, hai avuto due tiri per vincerla e uno l'hai anche messo, mancava mezzo decimo di secondo, nonostante il fatto che Filadelfia abbia fatto sempre canestro col barba, sempre, in qualsiasi situazione. E si è visto bene, gara 2 gara 3, che non è che va proprio sempre così. Non è che va proprio sempre così. Gara 2 e gara 3, se non mi sbaglio, lui ha tirato 5 su 28. E invece gara 1 e gara 4 la dominate Quarantelleggiando e, 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 e così La pallacanestro, il barba, è così va bene. Quindi nonostante tu abbia avuto 45 rotti punti del barba Embiid che tratti la partita L'ha dominata, a tratti Poi alla fine ha rischiato di la perdere Però a tratti l'ha dominata E nonostante tu sia stata a Philadelphia Avanti di 15, di 16, quasi di 20 punti Ti sei ridotta in quel modo lì E giocavi in casa, oltretutto Quindi è Boston che esce vincitrice, tra virgolette, da un punto di vista morale da questa situazione. Però, quel tiro lì, ripeto, per me è la riedizione del tiro di Harrison Barnes. Io ci ho visto proprio, è, è, ho proprio avuto un flash tipo, tipo a, a coso, a, a come com, com è quella serie dell'aeroplano che, che, che vanno in, avanti e indietro nel in tempo. De... de mm, dai, la serie su Netflix dove c'è l'aeroplano che poi mettono di mezzo ogni osa, alla fine. Hanno messo di mezzo la religione, gli alieni. Manifest, oh, come mai? Hai Visto Manifest quando c'hanno qui, che, che gli piglia? E a me è uguale. Io in quel momento lì ho avuto, non mi ricordo come lo chiamano loro, ho avuto l'attacco epilettico di Manifest e ho rivisto il tiro di Harrison Barz. E, e oltretutto c'è stato un episodio che secondo me è stato fondamentale in questa partita, la partita di ieri sera, perché versante Philadelphia, eh, sto parlando, poi c'è un'altra cosa, secondo me, abbastanza interessante, le chiamate, ho avuto una chiamata esatto, in quel momento lì, le, ce l'ho spesso le chiamate anche durante le live però quelle sono le chiamate al telefono perché mi scordo di metterlo silenzioso invece in quel momento lì ho avuto una chiamata di manifest e, e ho visto Harrison Barnes, ma al di là di questo, eh, c'ho due cose da dire, una per Boston, ma ci rientriamo dopo, perché qui la domanda era, era per pe, Philadelphia eh, però è interessante questa di Boston perché vorrei sapere il vostro parere quindi ricordatemelo su Philadelphia nonostante Barba abbia fatto quello che ha fatto e abbia fatto quello che ha fatto le, la, le due azioni chiave della partita l'ha fatta PJ Taher e io mi stupisco di come nessuno oggi quasi nessuno ne stia parlando la prima è stata il canestro e fallo sul rimbalzo attacco in un momento in cui Philadelphia non ci capiva più niente, Boston era in piena rimonta e quello ha dato l'inerzia giusta a Philadelphia. E la seconda, ancora più importante, susseguente a quel canestro e fallo di P.J. Tucker, P.J. Tucker è andato da Embiid e l'ha trattato come un pellaio, si dice, dalle nostre parti. Cioè gliene ha dette di tutti i colori, davanti a tutti tra l'altro. Embiid ha imparato e è cresciuto di più in quei 5 secondi lì che non in tutta la carriera fino a questo momento. PJ Tahn gli ha detto, ipotizzo io, vado più o meno a intuito, te sei l'MVP e non ci puoi avere paura te. Perché se hai paura te, che sei il giocatore più forte della Lega appena votato avrei votato, ma questo PGTI non gliel'ha detto, questo l'ho detto io, un altro discorso, e allora figurati noi tutti gli altri, te sei l'MVP e quindi devi giocare, devi tirare, devi prenderti le responsabilità, e da lì è cambiata la parte finale della partita di Embiid, che comunque è stato mangiato vivo da Al lo stesso però quantomeno si è preso delle, delle responsabilità come deve fare perché l'unico modo che ha Filadelfia di vincere questa partita e, e la partita di ieri sera è la serie PJ Taher è anche uno dei motivi se proprio volete la mia per i quali Miluoki è uscito al primo turno cioè la mancanza di PJ Taher sono quei giocatori che se guardi le statistiche no, no, non gli dai una lira eh, però se guardi le partite, vuoi che giochino con te e non contro di te. Anche solo per non averli contro, ma anche per averli con te. Per cui io ci vedo tanti piccoli segnali, tante piccole cose, che sinceramente mi fanno protendere per... La serie sta 2-2. a -2. Boston ha molta più esperienza, e secondo me è anche più forte, e soprattutto ha dimostrato che con Embiid in campo... È paradossalmente più facile per Boston giocare contro Philadelphia, dal punto di vista proprio di soluzioni tecniche e tattiche, però io oggi, 8 di maggio. Secondo me, esattamente come di là vi dico Lakers, qui vi dico Philadelphia, <ride> non ho troppe motivazioni tecniche. Forse ce l'ho più per Philadelphia, ripeto, per questo discorso de, di come gioca Boston con Embiid o senza Embiid, e di come gioca Philadelphia con Embiid e senza Embiid, Ma so più cose, diciamo astratte, eh? poco, poco countable, che mi portano a dire Philadelphia e Lakers. In questa serie, in questa serie in queste serie eh, poi c'è l'altre due La, dell'altre due ancora non si è detto niente è un macello grosso a tutte e due le parti questo volevo dire poi c'era Alfred Vertigo 4 che si è abbonato, quinto mese, lo saluto, lo ringrazio, mi sembra che non ci siano domande. E poi c'era Giovanni Freda, nono mese, saluto, ringrazio. Ciao, vedo parere su questi Celtics, in questi playoff non mi stanno convincendo, mi sembrano più indietro rispetto all'anno scorso. Che ne pensi? E quindi approfitto per tirare fuori la mia, il mio discorso su Boston. Ora, <ride> sulla squadra, Boston è sempre Boston. Una squadra normale dopo essere stata sotto di 16 e aver perso completamente l'inerzia della partita di ieri sera contro quel barba, contro Embiid a Filadelfia, non rientra mai nella vita. Boston rientra perché è sempre Boston. Però, nel momento in cui ci siamo introdotti a questi playoff, io ho inquadrato Boston avendo un dubbio che era, e, e, e penso che possa essere condiviso anche da voi, legittimo, perché non si è mai... perché ha l'animia, prima di tutto, e non si è mai visto a questi livelli Mazzulla. Quindi era il dubbio, no? Rispetto all'anno scorso, di fatto, è il giocatore. Perché poi sì, c'è qualche dice Brogdon, ma Brogdon, se è visto il giocatore è Brogdon, cioè non può essere il dubbio Brogdon, no? Rispetto all'anno scorso, per dire. E, il dubbio può essere Mazzulla. Ora... C'è un elemento secondo me fondamentale che di nuovo oggi leggo da pochissime parti: tanto nell'azione finale dei regolamentari quanto nell'azione finale dell'overtime. Tra parentesi, due azioni che Boston, secondo me, ha giocato bene perché alla fine ha costruito due buoni tiri, soprattutto il primo, anche il secondo. Secondo l'ha anche segnato nonostante fosse meno buono del primo, è mancato solo quel decimo di secondo, e soprattutto l'ha giocata in maniera molto altruista, molto poco egoista. Perché sai. Cioè... Visto che, se, visto che se ne parla sempre solo bene, va bene, e, e, e non è neanche giusto, perché era purtroppo uso il passato un essere umano come tutti, e quindi anche lui aveva dei difetti come tutti noi. Beh, ogni tanto, una volta all'anno, diciamo anche una cosa, tra virgolette, negativa. Kobe Bryant, del pallone lì, non avrebbe passato mai, e invece, Tatum l'ha passato. Va bene. Quindi, però, questo in piccolo inciso: giocata anche con altruismo. Però, in entrambe le situazioni. Mazzulla non ha chiamato time out e ce l'aveva a disposizione in entrambe le situazioni. Ora questa cosa va studiata, va decifrata, bisogna cercare di comprendere perché ci sono tre possibili scenari che possano motivare questa situazione. Punto primo, Mazzulla non chiama time out perché vuole responsabilizzare i suoi giocatori. Cioè gli vuole dare un attestato di stima. Di fiducia, di maturità gli voglio dire: non avete bisogno di me che vi disegni il gioco. Siete una squadra che l'anno scorso ha fatto le finals negli ultimi anni è stata la più vincente della Lega. Giocate insieme da tanti anni, avete la maturità per prendervi da soli questa responsabilità. Io mi fido di voi, non chiamo time out. Se la motivazione è questa, io sono d'accordo con Mazzulla. Oppure, seconda ipotesi, non chiamo time out. Perché non voglio dare a Philadelphia e a Doc Rivers l'opportunità di impostare una difesa. Perché se io chiamo timeout, il timeout vale anche per loro e loro possano disegnare la difesa. In questo caso qui, io personalmente non sono d'accordo con Maggiulla, se questa è l'idea. Perché Doc Rivers ieri sera ha sbagliato lo sbagliabile. Tutto quello che poteva fare per dare contro la sua squadra l'ha fatto. Ha avuto un'idea buona sola che è stata la zona, però anche un orologio rotto, no? due volte al giorno. Quindi io avrei sfidato anzi Doc Rivers. Avrei chiamato Time Out a maggior ragione per mettere in difficoltà Doc Rivers. L'hai sbagliata tutte stasera. Organizzami la difesa. Vediamo che tiri fuori. Terza, terza opzione, terza possibilità. Mazzulla non chiama Time Out. Perché non sa che cosa disegnare. E allora questo sarebbe il disastro assoluto. Io non sto dicendo che è così. Io ho dato le tre possibilità. Una possibilità sono d'accordo con Mazzulla, bravo Mazzulla. Seconda possibilità io personalmente non sono d'accordo, ma è un'opinione. Terza possibilità è un disastro. Io non lo so qual è la verità. Forse la sanno loro, forse no. Perché può anche essere che magari lì per lì non gli è venuto, non ha fatto in tempo, che ne so, cioè, capito? Quindi, però, secondo me va, va studiato. Essendo Mazzulla esordiente di playoff a questo livello da head coach, bisogna porsele queste domande. Se fosse stato Phil Jackson, ti dicevo, non chiama time out perché vuole che i suoi si prendano le responsabilità. È, è così, è sicuro. Perché io ho letto tutti i libri di Phil Jackson, so come ragiona. E me l'aspetto che non chiami time out. Mazzulla non lo so. Ma, eh, ma non ho letto libri di Mazzulla. Posso fare mea culpa in questo senso? Quindi non lo so. Però, secondo me, è un aspetto che va analizzato. Sul resto, ripeto, Boston moralmente ne esce vincitrice da questa partita. Perché, oltre a tutto quello che si è detto prima, legato a Filadelfia. Boston ci ha anche avuto un primo tempo in cui Tatum ha giocato per quell'altro. Quante volte succede? Cioè, Tatum del primo tempo sembrava i Tatum dello 0 su 15 a NBA 2K di, di record del, del torneo dei sub. Non faceva Canestro mai neanche per sbaglio. Quante altre volte potrà mai succedere una roba di questo genere, no? Quindi in teoria Boston, nonostante abbia perso, dovrebbe essere contenta oggi. Io però ho la sensazione che contenta non lo sia. Per tutti i motivi di cui abbiamo parlato fino ad ora. Non lo so se ti ho risposto oppure no, però tant'è. <coughs> Sicuramente t'ho tossito addosso. Poi c'era DJ Alegi, lo saluto, lo ringrazio. Trentesimo mese è uno dei pochi, pochissimi a quota 30, per cui grazie, grazie, grazie mille. 30 è dall'inizio proprio, quindi grazie. E lui dice grazie, per cui ci si ringrazia vicendevolmente. E poi c'era DAV95, siamo sempre negli abbonamenti. E eh, diciottesimo mese, saluto, ringrazio. Ciao, vedo, doppia gravidanza, sono molto contento pensa, Senti, o me l'ho cioè, io lì per lì? Ho pensato, cioè, in quel nanosecondo in cui ho letto, ho pensato: Dav 95, sarà del 95, quindi ha sette anni meno di me e, e ha la fidanzata o moglie che sia incinta di, di due gemelli. E io ho pensato: Io ho due gatti, cioè, e, e, questo ho pensato. Poi in realtà erano i 18 mesi. Eh, va bene. Eh, avrei tanta voglia di dire che gli Warriors sono spacciati e che la serie è finita, ma vista gara 2 e il primo turno non me la sento. Invece dall'altra parte dell'oceano mi sento di dire che il Barba finalmente ha quello che si merita. Se Fila esce con Boston non gli puoi dire niente, ma dovesse arrivare alle finals, chissà. Io ho detto due cose, vabbè, tra le tante... Mm, ho detto due cose nell'ultimo nell video dei due centesimi. Ho detto... Non succede, all'epoca stava 2-0 Denver, non succede, ma fosse che fosse che Phoenix vince le due in casa, sul 2-2 cambia completamente il mondo e a quel punto diventa favorita magicamente Phoenix e Denver diventa per tutti un disastro. È successo. La seconda cosa che ho detto è stata, non portate i barba a gara 7, perché per tutta una serie di motivi che non posso ripetere qui su Twitch perché ho paura che mi buttino giù, ehm, non ce lo voglio portare il Barba a gara 7. Per cui il resto della mia non ce lo voglio portare il Barba a gara 7. Eh, eh, anche qui eh, avrà più esperienza. Philadelphia e il Barba. Con questo, o, o i Boston Celtics, che l'anno scorso sono arrivati alle finals vincendo due gare 7. I Boston Celtics. Però, eh, boh... Assomiglia tanto a una di quelle serie. Anche perché io vi devo dire la mia, no, quando si parla anche... Il Barba ha fatto 40, schifo, schifo, 40, fondamentalmente. Riassunto proprio in maniera barbara, nelle quattro partite. E facendo 40 e 40 è riuscito a massimizzare il risultato, perché quelle due Philadelphia l'ha vinta. Se invece di fare 40, schifo, schifo, 40, avesse fatto 25, 25, 25, 25, 25 non ti voglio dire che ora stava 4-0 Boston, ma eh, forse anche sì. Quindi sono tutti tanti piccoli segnali che ti portano a dire che forse eh, Philadelphia in questo momento qui sembra averci... È bello il modo in, in, cui, in cui gioca a pallacanestro Filadelfia. È un obbrobrio scestistico, se proprio devo dire la mia. E io adoro il Barba e, e, e al di là di NBA 2K, adoro anche Mbit. Dico solo che non doveva vincere l'MVP, ma quello è un altro discorso. E, però non è bello. Cioè, se, se, se vincesse la squadra che gioca meglio a pallacanestro, darebbero la vittoria a tavolino a Boston. Però non è così che funzionano i playoff. E ai playoff perché vale di più avere una stella piuttosto che un gruppo ben amalgamato di tanti piccoli buoni giocatori? Perché poi alla fine della fiera va il Barba uno contro tutti e se fa canestro so tre punti e vince la partita. Andiamo a sensazioni al momento, non possiamo dire troppo di più. Cioè, quello che si può dire da un punto di vista tecnico, è quello che si è detto fino ad ora: cercare di analizzare le situazioni, cercare di capire come, come mai possa essere possibile nella vita che un giocatore col fisico di Time Lord viene mangiato vivo da Embed e viceversa, un, un giocatore con il fisico del minonno nonno, come all'Horford, mangia vivo Embed. Però, eh, questa è la pallacanestro, no? È così. Cioè, ehm, è una bella serie. Sì, tantissimo. Giocano bene a basket. Dipende, dipende. Eh, mettiamola, mettiamola così. Ehm, poi c'era Pizza di Caverna che si era abbonato. Undicesimo mese. Saluto, ringrazio. Ci vedo. Miami non molla un colpo. Butler, stoico. Leggevo oggi un articolo eh, di una testata online di Miami, secondo me interessante, <ride> dove diceva che LeBron James probabilmente è il giocatore più forte che abbia mai indossato una maglia di Miami. Però i giocatori che, 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 che trasportano di più il cuore, dei tifosi dei Miami Heat e quelli che se chiedi a un tifoso per strada chi è il tuo giocatore preferito di Miami, il tifoso di Miami ti risponde sono Dwayne Wade e Jimmy Butler e ci può stare, ci può anche stare come chiave di lettura. Io sono d'accordo con Spellstra che ha detto che in questo momento qui, per questa squadra qui, Jimmy Butler è una sorta di amuleto. Cioè, il fatto che ci sia automaticamente aumenta il livello degli altri. Ma no, come spesso succede per tanti grandi giocatori che giocando riescono a migliorare i compagni di squadra. Perché passano bene il pallone, perché dettano i ritmi della squadra, perché... No, per la semplice esistenza si è visto anche in, nella, in gara 2 che era quando Jimmy Butler si è fatto male e è rimasto in campo cioè avere Jimmy Butler in campo automaticamente dà più 2 di rendimento anche se lui non tocca palla anche se lui sta fermo in un angolo e questa è una cosa di pochissimi Jimmy Butler ce l'ha io ti, ti dovessi dire che questo può bastare per vincere un anello ti direi una bugia mi sembra poco, però anche qui c'è un aspetto tecnico interessante e che, come spesso sta succedendo in questi playoff, è assolutamente paradossale. Miami sta giocando meglio senza Tyler Irwin. E di nuovo, non è che sta giocando meglio senza Tyler Irro, semplicemente perché gli strus o chi gioca più minuti perché vengono meno i 35 di Tyler Irro sta rendendo meglio di più. Sì, anche. Ma più che altro per il fatto che eh, tutte le gerarchie, tutte le posizioni in campo, tutte le situazioni che erano. Sempre un po' ambico. Togliendo Saleriro, ogni cosa è andata in posto suo. Intanto ora è una squadra molto più dispelstra, molto più difensiva, molto più inattaccabile dal punto di vista difensivo. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Respi l'altra sera. Irro è un fenomeno in attacco, ma con Irro in campo, Miami è una squadra che ha un punto debole in difesa, che gli avversari possono attaccare. Senza Irro in campo, Miami perde qualcosa in attacco, però ci puoi giocare in qualche modo, più Jimmy Butler, più Kevin Love, più Struz, più Lau, cioè più Vincent, più Adebayo, ci, puoi, ci pu puoi, provare a metterci una pezza, non sarà mai la stessa cosa, ma puoi provare a metterci una pezza. Ma Miami diventa una squadra che non ha più un punto debole da attaccare. Quindi è meglio Miami senza Irrow? È... Non si può dire, <ride> non ci sarà mai un allenatore che ti dice questo della sua squadra, però di sicuro ti dà più fastidio è la stessa cosa che succede a Philadelphia contro Boston con Embiid e senza Embiid senza Embiid Philadelphia dà più fastidio a Boston poi però ce l'hai e lo fai giocare perché è un fenomeno e, e non puoi privartene e non puoi neanche pensare alla lunga di vincere senza Embiid paradossalmente la gestione migliore degli Embiid, degli Irro e dei giocatori in queste situazioni sarebbe quella di poterne diminuire il minutaggio cioè io ho Embiid, ho un, un potenziale fenomeno un giocatore che è immarcabile per Boston su larghi tratti della partita. però siccome poi me lo pago in difesa, me lo pago in mille altre situazioni, in questa serie qui io a Embiid gli do 20 minuti, 25 minuti. In quei minuti lì la palla è sua e, e gioca lui, però pochi minuti perché nel resto della partita mi mi accoppio meglio dal punto di vista tattico senza Embiid questo sarebbe un mondo utopistico perché utopistico? perché non lo puoi fare non è che non lo può fare Doc Rivers non lo può fare nessuno nessuno lo può fare e oltretutto se tu lo facessi poi ci avresti da gestire gli smugognamenti di Embiid quindi ti creeresti un danno a tua volta e quindi non lo faresti però nel mulino che vorrei eh, funzionerebbe così e' così ragazzi, cioè eh, Looney che nella serie contro sacramento era intoccabile e dominava, ora gioca pochissimo, Steve Kerr se lo, se lo può permettere e lo fa, non perché è Steve Kerr, perché quello è Looney, perché se la stessa cosa fosse successa su degli accoppiamenti delle serie diverse a Stephen Curry non lo farebbe, perché Stephen Curry? Eh, non c'è niente da fare, e questa è una delle grandi differenze. Con l'Europa, in Europa, non c'è un giocatore che gode di questa intoccabilità di questa immunità legislativa, chiamiamola. In NBA, c'è. Due modi di vedere la pallacanestro in maniera. E forse è anche uno dei motivi, uno dei tanti motivi, per cui ancora nessuna franchigia si è presa il, il coraggio a due mani di prendere un allenatore europeo, anche importante, di prendere Obradovic e metterlo su una panchina di una franchigia NBA. Perché non ce l'ha questa, questa mh, capacità? Cioè, Obradovic è in lo panchinava a un certo punto ieri sera. Obradovic lo panchinava e se Embiid si provava a dirgli qualcosa lui diventava tutto rosso come un pavone e gliene diceva quante ne aveva però non te lo puoi permettere in NBA eh, e quindi questo io poi a un certo punto comincio a parlare e non mi ricordo più la domanda per cui arrivo in fondo e non, non so se ho risposto tutte le volte però va bene. DAC 93 sei abbonato ottavo mese, lo saluto, lo ringrazio. È la prima volta che mi hai preso il cardo in tutto l'anno. Quindi dovrò cominciare a pensare a un ventilatore. Però mi chiedo: se senza ventilatore ho questo livello di tosse, col ventilatore divento l'assistente la, la, de, del prete di, di Young Sheldon. Eh? Ringraziate Camilla per queste citazioni. Va bene. Diceva DAC 93. Ciò vedo appena staccato, non potevo mancare. Giusto qualche punto: uno da fan di Lebron e tifoso di Miami, anche hater di Golden State, to be honest. Spero di vederli entrambi in finale. Faranno il miracolo? Allora, un sarebbe bello da un punto di vista della ricostruzione storica della carriera di Lebron, eh? ritrovarlo alle finals contro Miami sarebbe un, un corso e ricorso storico interessante, molto interessante. C Ho dei dubbi. Io non mi sono mai spinto quest'anno oltre il pronostico della, della sing del singolo turno, quindi continuo a farlo. E ti dico che secondo me... È possibile che Lakers e Miami passino questo turno. Oggi, alle 18.49 dell'8 di maggio, io mi sentirei di darlo come possibile. Però poi, turno successivo... Non lo so. Soprattutto versante Miami. È difficile, eh? Giocare contro Miami oggi è difficilissimo. Nessuno ci vorrebbe mai avere niente a che fare. Però so anche sempre, secondo me... Hanno qualche cosa in meno. Non di New York. Hanno qualche cosa in meno di Philadelphia e hanno qualche cosa in meno di Boston. Quindi non lo so. Però sarebbe interessante. Due. Ho sentito parlare di Damiano, mio omonimo, ai Bucks. Credi che sia possibile? Onestamente non vedo scambi positivi per Portland. Per Portland <coughs> non esistono scambi positivi. Cioè Portland si è messa in una situazione in cui... Soltanto un francese di 2.25 eventualmente potrebbe salvarla, perché a quel punto lì rimane Lillard e parliamone. Ma senza di quello è molto possibile a questo punto che Damiano se ne voglia andare definitivamente, e te tanto l'hai tirata per le lunghe che fondamentalmente non ci raccatti niente, ma niente, ma proprio niente. E io se proprio, proprio devo, devo sperare un qualche cosa per Lillard. Spero Miami. È vero, Lakers e Miami è stata già alla finale della bolla, però era una situazione un po' diversa. Soprattutto per i Lakers, poi magari dopo, dopo ci se ne entra. E, quindi, per Lillard, spero Miami. Per Portland non c'è. Spero in baniamo, è l'unica situazione. I Bucks. Ah, vero è che eh, fa fatto fuori sportivamente Budenholzer sicuramente cambierà parecchio Miluoki il prossimo anno. E Però secondo me prima di potersi fare un'idea bisogna capire chi sarà il nuovo allenatore. Io vedo, vedo que questo questa, questa ordine di passi. Miluoki sceglie il nuovo allenatore, il nuovo allenatore decide dove gioca... Iannis in che ruolo e poi in base a quello comincia il mercato di Miluoki. Perché fino ad ora Iannis è sempre stato gestito da Bodenoza negli ultimi anni, quindi si, si sapeva come lo avrebbe utilizzato. però Iannis è uno di quei giocatori che, in base alla, alla gestione tecnica, può giocare da 5, può giocare da 4, può giocare da 3, può fare la point forward quindi pseudo play anche se poi non, non può fare il play però quindi fondamentalmente Yandis non può fare la guardia ma il resto può fare qualsiasi cosa e questo secondo me è, è propedeutico poi all'investimento di Miluoki sul, eh, sul mercato 3 credo che se Boston non arrivasse alle finals Brown farebbe le valigie per un team dove essere primo violino Secondo me non è una scelta di Brown, Pu può, può essere, ma secondo me non è una scelta di Brown, è una scelta di Boston, nel senso che <coughs> per quello che è stato il modo di organizzare la franchigia dei Celtics degli ultimi anni, io credo che con l'anello questo gruppo va avanti, con le finals comunque questo gruppo va avanti, perché è il primo anno di Mazzulla, senza anello e senza finals... Potrebbe starci anche una tabola rasa, e sarebbe l'unico caso, credo sto pensando alle altre franchigie, l'unico caso in cui io non mi sentirei di dire nulla alla dirigenza, sapete, che per me bisognerebbe sempre comunque portare avanti un progetto proprio perché è esistita San Antonio. Siccome è esistita San Antonio, e se è visto che puoi vincere un anello poi puoi non arrivare alle finals per due, tre anni e poi rivincere un altro anello, e poi stare fuori dalle finals per due, tre anni e poi rivincere un altro anello, secondo me i progetti che funzionano, e Boston al di là di tutto è, è un progetto che funziona, eh, io andrebbero, andrebbero portati avanti. Però nell'epoca di oggi, nel mondo di oggi, in cui vinci, rimani, perdi, te ne vai... Se dopo sei anni quanti sono Boston dicesse ok, basta, io non me la sentirei di dire niente. Sto sincero: è l'unico caso. Però secondo me sceglie Boston. 4. Forza Joker, umiliali. È successa un'altra cosa interessante nella partita di stanotte: Joker 50. Denver ha perso contro Minnesota. Yochic 45. 47 Denver ha perso. Cioè, quando Jokic fa tanti punti Denver perde. Però io la analizzo in maniera diversa rispetto a come ho letto da tante parti oggi. Cioè, secondo me non è che Yoichi fa tanti punti e quindi Denver perde perché a quel punto Yoichi non è un giocatore che riesce a far coesistere le proprie pre prestazioni positive dal punto di vista offensivo a quelle della squadra. Secondo me è una conseguenza, cioè la colpa è del resto del gruppo, ma è una conseguenza. La squadra non funziona, quella sera lì l'attacco di Denver non va, quindi Yoichi prende le responsabilità e fa 50. Ma non è che poi Denver perde perché Yoki ci ha fatto 50. Denver perde e Joachim ci ha fatto 50 perché gli altri non facevano canestro. Non so se ho trasmesso l'idea che ho in testa. Nella mia testa è molto chiara. Non, non, non credo di essere riuscito a, però spero. Questo. Eh, poi c'era la HIFTU che si era abbonato, settimo mese, lo saluto, lo ringrazio. Ci cioè, vedo nessuna domanda. Ti seguo in silenzio. Tanto oggi ci saranno anche troppe domande. Io mi sembrava di aver cominciato da poco, sono 54 minuti. Bene, molto bene. <ride> Ma guarda, anche la tosse è preventiva comunque, grazie, grazie mille di cuore e poi c'era sette Gianni ventinovesimo mese dice, se redo ci sono anch'io dall'inizio ma saltando qualche giorno nel rinnovo ogni mese sono rimasto indietro di uno e eh, beh, può capitare anche questo può capitare anche questo, grazie a prescindere davvero, davvero, davvero di cuore sono fiero del mio stemma founder è vero perché poi ci sono anche gli stemmi founder che se non erro io non posso modificare infatti se vedete di qua tutti hanno lo stemmino col palloncino d'oro, d'argento, di bronzo, color twitch con numerino. Eh? Ma i, i, i founder, i canali fondatore non li possono modificare. E hanno questa specie di coroncina o, o così? No, hanno il first, l'1st. La coroncina, non so che sia brutto. Sono brutti tutti e due questi simbolini, però non si possono modificare. A proposito, 17 gianni. Quali sono le cose di cui sei più contento in questi 30 mesi di Twitch? Il livello di consapevolezza della piattaforma? No, ci ho capito una mazza dall'inizio fino ad ora, quindi questo assolutamente no. Sto contento del fatto che si siano create due community separate, che si intersecano però per alcuni elementi e che hanno preso corpo. Cioè, Twitch è servito a far. A dare, diciamo, un'immagine della community e delle community NBA e Lega Basket. Questo ha avuto come effetto collaterale il fatto che eh, le live sono aumentate a dismisura da un punto di vista della durata dei tempi. E un giorno questo sarà un problema che dovremo riaffrontare come abbiamo affrontato in passato un po'. Eh, però, però sono molto contento. Perché vuol dire che, comunque, no. Cioè, purtroppo io non, non riesco ancora a associare un volto a voi perché non, non li vedo, non li so. Eh, però riesco ormai a associare dei nickname. A, a, cioè, se uno mi dice Sette Gianni, so chi è, cioè, non so chi è. Però mi, mi ricordo quello che, che è stato, Sette Gianni nella crescita della community, così come tanti altri. Sette Gianni, perché la domanda era la sua, ma tanti altri di voi! E questa, secondo me, è una cosa bellissima. che su YouTube faceva più fatica, anche perché la community era più piccola, però anche, anche perché il, il, il modo, diciamo, di gestione de, dello strumento live qui su Twitch è stato diverso. E mi è piaciuto. Poi ci sono tante altre cose che non mi sono piaciute. Però perché farsi ulteriori nemici in questo momento? No? La domanda non lo chiedeva, quindi io me ne esco driblando la questione in questa maniera subdola. Eh, poi c'era Rivaldo De Destro, diciassettesimo mese, saluto, ringrazio. Buonasera Edo, come va? Un paio di cose se non se ne è già parlato. Uno, ma allora è vero che quando Jojic ne segna più di 30-40 è perché la squadra è in difficoltà e perde? Ecco, messa così mi piace. Eh, cioè, eh, come l'ho letta oggi su tante testate online, non mi piace. Quando Jojic fa 45 non è un giocatore in grado di far vincere la sua squadra? No. Messa così mi piace. Yoshic fa 45 perché in quella sera la squadra è in difficoltà, e, e, e spesso perde. Ma perché? Perché la squadra è in difficoltà, e Yokic fa un tentativo disperato di provare a fare da solo quello che la squadra ha fatto. ha fatto dei canestri allucinanti. Poi siamo anche d'accordo che ha fatto dei canestri allucinanti e ha sbagliato un paio di appoggini che potevano cambiare la partita. Ma che gli vuoi dire? Onestamente, a uno che ha fatto 53 e 11 assist, e, e, ecco, ecco, cosa interessante, che non c'è, vedi poi, gli argomenti sono sempre quelli, ma poi la singola domanda mi fa venire in mente delle cose e, e, e così. E, mh, ho visto uno Ioich molto nervoso, al di là dell'episodio col proprietario dei Suns, anche in panchina, mi ricordo un time out in particolare in cui proprio ha perso il capo, no, non succede di solito. Cioè Non, non, non l'hai mai visto Jokic in questa maniera qui. Questo è un campanello d'allarme. Più questo che non i 50 punti, che non il 2-2 a -2 nella serie, che non la venne persa due a fila senza Chris Paul. Sì, ma più che altro questo. Il fatto che Jokic <ride> si sia dimostrato così nervoso perché vuol dire che c'è qualcosa in questo momento della squadra che non gli sta tornando e essendo uno di quei giocatori che ha il polso della situazione fa un po' da cartina di tornasole in questo senso. Uno Jokic così nervoso ti fa capire che c'è un, un non detto dietro che non sta funzionando. Questa è la cosa. Ci sono due cose che in questo momento se fossi un tifoso di Denver mi farebbero paura. Questa e poi un'altra cosa di Phoenix, che però ora si parlava di Denver, me la tengo per quando si parlerà tra poco di, di Phoenix. La, il secondo punto non te l'ha preso, Rivaldo De Destro, quindi non se ne può parlare. Purtroppo Twitch c'ha anche questa eh, abitudine qui. Poi c'era di nuovo il <ride> esimo mese. Saluto, ringrazio, mi scuso per la tosse. Grazie, grazie mille. E 2087, 28 mese. Saluto, ringrazio, dice Grande Edo, ti vogliamo bene. Contraccambio, a maggior ragione ora che mi sopportate con la tosse. È una cosa che io non tollero. Sentire la gente che fa la radio. Io lavoravo tanti anni in radio, quindi eh, lì era un argomento molto, molto frequente. La tosse. C'era un, un mio ex collega di radio che quando ti, ti vedeva anche che davi al secondo tossicone ti buttava fuori, anche se te stavi bene e magari ti era andato di traverso, che ne so, al secondo tossicone te finivi la diretta e te ne andavi a casa. Eh, forse un po' esagerato, però capisco, capisco. Eh. Questo. E poi c'era, e poi c'era Z, 10, 25, 27. esimo eh, saluto, ringrazio, decimo mese. Dice, buonasera Edo, purtroppo a causa dei due lavori che faccio riesco a recuperare le live so, solo su YouTube. Io sono super a favore delle live da tre ore e passa, se la gola te lo permette. Tengono parecchia compagnia durante tutta la settimana nei momenti morti. Allora, doppiamente grazie, triplamente grazie perché recuperi le live su YouTube, e io lo dico sempre, quella è la parte Integrante fondamentale della community, la, la, no? la maggioranza silenziosa di fare anziana memoria, e, e poi perché sei a favore delle live lunghe. Ora, in realtà, io non ho preso una posizione, no? non vi posso dire sì, io voglio che le live durino quattro ore oppure no. La dobbiamo sistemare, questa cosa perché non si può sforare oltre le due ore, che già so troppo. Io non mi sono fatto un'idea. Però diciamo che propendo di più verso la parte live lunghe, o comunque live come vengano, se, se un giorno non c'è domande, è capitato, eh, magari è un momento di stanca della stagione, po poche domande, si è finito prima. Bene, mi risparmio voce e, e avete. però se capitano, io preferisco starci mezz'ora in più e magari <ride> rispondo a tutti, consapevole del fatto che poi se uno non, non ha voglia, non ha tempo, non gli interessa recuperarsela tutta, non se la recupera. cioè, no? Se uno vorrebbe avere un contenuto di 4 ore da recuperarsi durante tutta la settimana, ma la live ne dura 2 e, e non è che quella due se l'inventa. Se invece uno ha un contenuto di 4 ore, ma gli vuole dedicare un quarto d'ora, lo fa. C'è problema. Capito. Questa è la mia. Però vabbè, non c'entra niente. Ehm, diceva Zeta 27esimo: domanda che non c'entra niente con i playoff: c'è qualcosa, e se sì, cosa, che potrebbe rovinarti l'esperienza di una partita NBA vista dal vivo per la prima volta in vita tua? un abbraccione così, e continua così per tutto quello che fai. Allora, una cosa che potrebbe rovinarmi l'esperienza di una partita NBA è quello che è successo ieri sera, per esempio. Eh, è successo proprio ieri sera, ho perso il capo completamente. Ah, guarda, ora mi ci fai pensare, forse potrebbe essere quello che mi ha fatto rinsillare la tosse, perché ho cominciato a sbraitare come un demonio, perché mi sono collegato, ho acceso Sky all'ora della partita e è venuta quella maledetta schermata blu che ti dice che segnale assente di non so che cosa e, e stava cominciando la partita. E io ho perso il capo: perché ora, già che nel mondo di oggi, se tanto siamo qui a farsi nemici, io lo trovo ridicolo che si debba mettere una parabola in terrazza per pigliare un segnale. C'è internet, basta, la parabola basta. Però vabbè, io l'ho messo un po' d'anni fa, ormai ce l'ho, e quindi va bene, la parabola. Ma poi la parabola deve funzionare. Non è che c'è due gocciole d'acqua e la parabola non piglia il segnale, perché io perdo il cervello. E invece non lo pigliava. Quindi io ho visto la prima parte di partita su, su uno schermino così, su Sky Go, e, e, e quello mi rovina, mi rovina l'esperienza. Cosa mi potrebbe rovinare l'esperienza di una partita vista dal vivo? Non lo so, perché non l'ho mai vista dal vivo, una partita NBA. Cioè, non ci sono mai stato lì, capito? Quindi, magari poi ci vo' e, e, e forse ci andremo, se il canale un giorno arriverà a 50.000, ci andremo e, e, e ti dirò, guarda, c'è questa cosa qui che io ci ho persi il capo. Però ora non me lo riesco neanche proprio a, a immaginare perché immagino che sia un'esperienza completamente diversa. Da andare a vedere una partita di Serie A e quelle ne ho viste tante. Di Eurolega e quelle ne ho viste tante, però eh, da, da in NBA non l'ho vista nessuna. Quindi non lo so. Lo vorrei scoprire, lo scoprirò forse <ride> un giorno. Eh, vedere Anthony Davis, vedere di cioè Anthony Davis che si rompe. Eh, lì, eh, lì penso che potrei rovinare. Lì, penso che potrei fare la fine di Lapo. Hm? presente quando l'apo finì sulle cronache di tutti i, i media mondiali perché aveva fatto quella cosa lì contro Calderon io uguale, se vuoi vedere i Lakers come unica partita della vita gioca Anthony Davis e si rompe io penso che mi inquadreranno da tutto il mondo perché perdi capo e a quel punto lì poi però, no? non lo so come, come probabilmente mi buttano fuori non lo so, eh, il, resto, il resto lo vedremo eh... Non riesco neanche sinceramente a immaginarmelo troppo. Forse Hamilla potrebbe essere una cosa, no? <ride> perché da lei mi aspetto qualsiasi cosa. Non lo so. Poi abbiamo Fede Heineken che si era abbonato, quinto mese. Lo saluto, lo ringrazio. Mi sembra che non ci siano domande e quindi io proporrei per fare questo, perché siamo arrivati alla fine degli abbonamenti, io proporrei di fare i bits. Visto che ho ancora un po' di voce, poi facciamo un velocissimissimo proprio eh, coso. Eh, non mi viene neanche Peltel. Capisci, capisci, non mi viene neanche il nome di Peltel. Facciamo un Peltel velocissimissimo e poi andiamo con i messaggi riscattati. E magari pigli una caramella, che però non ce l'ho. Quindi dovrò chiamare Camilla, che mi tratterà male. Vabbè, comunque, no, non importa. Andiamo avanti. Chi c'era qui intanto che mi aveva scritto di va? Perché qui, perché qui è, 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 un, è, un, è un macello. Ah, ok. Sì, hanno trovato, hanno trovato un... <ride> Io non, è che... non so neanche se si può parlare di questa cosa su Twitch. Sulla Siena Firenze hanno trovato una bomba. Oh, è una notizia di cronaca. Io non c'entro niente. E quindi hanno chiuso la strada. Perché hanno trovato una boom, un ordigno. Io... succedono delle cose in mondo che... Vabbè. Eh, la Siena-Firenze è la, la strada che collega, giustamente, siena Detta anche l'autopalio. Per chi... vabbè bits. Vediamo di recuperarli. C'era Raffaele, che saluto e ringrazio <ride> come sempre di cuore. Dice "Ciao Edo, sono abbastanza sconcertato da gara 3 e 4 dei Nuggets. Per quanto mi riguarda due occasioni buttate via, soprattutto stanotte. Io rimango ugualmente fiducioso. Detto questo, ricordo anche qui di fare un salto sulla fanpage perché poco fa c'è stato un annuncio importante, quindi lascio a te la parola Edo, così puoi spiegare meglio il tutto. Ebbene sì, e ringrazio Raffaele per l'assist Dopo anni e anni di richieste eh, c'è un gruppo Telegram, però attenzione, attenzione. È, è, devo fare delle specifiche: non è il gruppo Telegram del canale. Perché sarebbe stato da parte mia ingeneroso chiamarlo gruppo Telegram del canale e poi io ci, ci so, ma non ci so e, e rispondo una, una volta ogni quando passo di lì che, che è complesso, capito? Quindi è il gruppo, se, se, se trovassi, ci si è pensato anche con Raffaele è il gruppo Telegram della fanpage laddove, però, all'interno ci sono anch'io. Io non vi garantisco di poter essere super presente perché uno dei motivi per i quali non è mai stato aperto il gruppo Telegram del canale è proprio il fatto che io non me la sentivo ad aprire un gruppo e poi esserci poco, perché mi sembrava... Però in questo caso il gruppo della fanpage è un modo per aggregare tutti noi, anche qui del canale, e, e, e far sentire meno in colpa me de del fatto che e, no, non ci sarò sempre. Eh. Quindi trovate tutto sulla fanpage, sia i requisiti d'accesso, c'è cioè un paio di requisiti d'accesso, e, e, e il link per entrare e tutto il resto ora ci sarà un boom di richieste per cui aumenterà il lavoro di Raffaele io me ne scuso però, eh, però eh, cioè esiste ce l'abbiamo è un'altra delle cose che dobbiamo alla fanpage un altro dei motivi per cui dobbiamo rendere merito e grazie sempre comunque alla fanpage per tutti gli elementi di, di, di apporto che, che, che contribuisce a dare al canale quindi bene, trovate tutto su Instagram, sulla, sulla, sulla fanpage. Denver: si è detto tante cose di Denver, dico una cosa eh, su, su, su Phoenix in relazione però a Denver. E è l'altro motivo per cui vi dicevo prima: se fossi un tifoso di Denver non sarei tranquillissimo per questi due motivi, qui. Yokich, l'atteggiamento che ha avuto, il nervosismo che ha avuto, e il fatto che l'assenza di Chris Paul. Ha portato Phoenix a reagire di pancia come io mi sarei aspettato, però è stata una reazione che è maturata nel tempo. Se voi guardate gara 3 e gara 4, sono due partite completamente diverse, completamente diverse che è successo, aspetta. Solo chi è abbonato da un anno non ha senso. Allora non è che non ha senso, e, e il problema è questo, che si voleva soprattutto all'inizio dare un, 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 un minimo di, di, di to, come si dice, no, no, non fare essere un gruppo troppo enorme, perché all'inizio ci saranno mille cose che non funzioneranno, funzioneranno. E quindi si è messo quel limite lì per cercare di ridurre gli ingressi all'inizio. Poi, però, nel corso del tempo già se ne è parlato con co Raffaele e, e, e quindi questi, questi limiti poi verranno, verranno piano piano allentati. Assolutamente. Però all'inizio serviva, anche perché ragazzi, ripeto, questo è più che altro di gestione della fanpage, non ci so io dietro, che, 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 che ci lavoro. Quindi non è che posso dire: sì, sì, vai, apritelo e buttate dentro migliaia di persone e poi gestiteveli, capito? È solo, è solo per questo, all'inizio eh, bisogna averci un po' di pazienza, però come vedete le cose arrivano qui sul canale, ci vuole solo pazienza, tutte le cose tranne il film del quasi che, no arriva anche quello, ci vuole solo pazienza, piano piano, piano piano, piano arriva, arriva per tutti, non vi preoccupate, piano piano ci, ci si arriva dicevo la seconda cosa che se fossi tifoso di Denver mi darebbe da pensare è che eh, Phoenix ha reagito di fancia maturando però nella reazione. Gara 3 e gara 4 sono state completamente diverse da parte di Phoenix. In gara 3 è stato un 1 contro 1 a ripetizione alternata delle stelle. Hanno fatto 40-40 o giù di lì e hanno vinto la partita. In quel modo lì però Phoenix non ha chance. In gara 4 l'assenza di Chris Paul è stata metabolizzata dal gruppo, che lì per lì ha reagito a suon di uno contro uno in gara 3, è stata metabolizzata dal gruppo e si è trasformata in un gioco molto più organico cioè la gara 4 <ride> paradossalmente mi farebbe più paura dal tifoso di Denver perché hanno cominciato a passarsi il pallone e il non avere più un giocatore come Chris Paul che parte sempre e comunque palla in mano e crea lui per i compagni è un fenomeno a creare per i compagni, è uno dei migliori point guard della storia dell'NBA, ma parte comunque da lui il gioco, non essendoci più lui, ha reso il gioco di Phoenix in gara 4, maturandosi, più imprevedibile perché tutti costruiscono per tutti. Hanno cominciato a passarsi il pallone, dopo la gara 3 a suon di uno contro uno, e quindi hanno giocato meglio. Queste sono le due cose che mi farebbero paura. Eh, per il resto Phoenix, sapete quello che io penso di Phoenix e forse mi dà più, più sicurezza Denver, paradossalmente. Però questa è l'unica serie sulla quale io oggi, ho sempre 8 di maggio di cui sopra, non mi sentirei di fare effettivamente un pronostico. O comunque, mentre dall'altra parte vi ho detto, se proprio, 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 ve ne devo dire una... Vi dico Lakers, vi dico Miami, vi dico Philadelphia. Io qui non sono in grado, a oggi, di dirvene una. Quindi fate voi. Eh? Questo. E poi c'era Edo. 89vt che sera, che sera abbonato, sesto mese lo saluto, lo ringrazio, dice ciao vedo, un saluto veloce, difficilmente riesco a seguire le live, ma le recupero sempre su YouTube. Niente domande, visto i tempi, tempi delle ultime volte, continua così. Allora grazie doppiamente per recuperartele tutte, triplamente per non aver aggiunto carne al fuoco, che qui ce n'è per sfamare un reggimento di soldati, di carne al fuoco. Quindi quindi bene, poi ci abbiamo poi ci abbiamo nei bits eh, tenete d'occhio eh, che non salti dei bits perché già è, è, succede che li salto normalmente, stavolta che non c'era neanche Bobanone che mi appariva è possibilissimo che qualcuno me ne sia saltato, per cui se non vi fo voi picchiettate allo schermo Draze 10 saluto, ringrazio 100 bits, Ciao Edo, come stai una domanda un po' particolare se Kobe fosse ancora tra noi e sapendo l'influenza incredibile <coughs> che ha avuto su giocatori quale Bucher e Tatum, anche allenandoli e facendoli crescere tanto, secondo te potrebbero entrambi già avere vinto un Cosa sta facendo Jokic? Secondo te, se notesse, i Lakers dovessero battere Golden State, potrebbero vincere il titolo? Allora, punto per punto, Kobe, io non riesco a immaginarmi che tipo di eh, indirizzo avrebbe potuto prendere la vita di Kobe Bryant in questi anni, perché io l'avevo sempre visto come un allenatore in the making, perché lui fondamentalmente era allenatore anche quando giocava. Però poi l'andazzo che aveva dato, cioè l'indirizzo che aveva dato alla propria vita post giocatore, era più orientato al business. E quindi, stando a quello che aveva fatto fino al momento dell'incidente. Era forse ipotizzabile che oggi magari fosse diventato magari uno dei più grandi businessman al mondo perché Kybrand quando fa qualcosa, quando faceva qualcosa purtroppo normalmente tendeva a primeggiare sempre. Però magari in quella direzione lì er Moderation check. Moderation check ho un problema Thonix. C'è qualcosa che non gli è garbato nel tuo messaggio. Io vorrei sapere che cosa è. Vabbè, eh, add anyway. Niente. Ad anyway non me la fa addare anyway. Quindi non ti posso mettere a schermo. Però posso fare una bella foto allo schermo come il mio nonno e eh, leggerti subito dopo in modo tale che, che eh, me lo ricordo mi tengo qui il telefono e cerco di recuperarmelo eh, beh, ricordamelo eh, perché no, non mi arriva più ora nei messaggi dei beats perché c'è il moderation check eh? quindi me lo devi ricordare a te o comunque voi chat prima di fare cioè, i beats. E, quindi, però io l'avrei sempre visto come un allenatore Kobe Bryant non lo so So sincero, magari <ride> poteva diventare anche un, un, un guru eh, tecnico spirituale, no? una sorta di Ahimolajan che però ti curava anche la mente. Non, so da... non lo so. Io sinceramente, a questa domanda qui non so rispondere. Sicuramente avrebbe avuto un ruolo nella lega per i singoli giocatori per i Lakers. Nei Lakers è risaputo che chiunque ha diritto di parola, figuriamoci Kobe Bryant, no? Eh, paradossalmente, non lo so, la, la coesistenza a lungo termine tra LeBron, giocatore nei Lakers e Kobe Bryant, eh, no? figura onnisciente al di fuori, sempre nei Lakers. Non lo so, non lo so. Però purtroppo di questo non avremmo mai una, una contro riprova. Sul discorso di Johic. Se ne è, è parlato, direi ampiamente. Invece, se i Lakers dovessero battere Golden State, potrebbero vincere il titolo, sì, sarebbe una ricorsa incredibile. Però io al momento credo che Golden State sia forse. Allora, cerchiamo di, di, di fare mente locale perché se passa Boston l'esame più duro per i Lakers insieme a Golden State è Boston se non passa Boston dovessero i Lakers superare l'esame Golden State non avrebbero la strada spianata sarebbe comunque difficilissimo però forse l'esame più grosso potrebbero anche averlo superato, magari poi incappano in un infortunio di Anthony Davis e lì finisce sempre, no? però potrebbero anche siamo nel regno del, dell'ipotetico, chiaramente. Però le sensazioni sono molto positive. Ripeto, questa è una squadra. Ora, si può argomentare sul fatto che possano esserci delle squadre più forti. Però questa ora è una squadra che ha diverse opzioni e due dei giocatori più forti della lega, di cui uno soprattutto fino a questo momento... Se non è l'MVP dei playoff è perché c'è Jimmy Butler, c'è Devin Booker, an anche basta. Eh? Poi c'è lui, c'è Stephen Curry, me lo dimenticato, c'è Stephen Curry. Sono questi quattro al momento, da un punto di vista di tutte le partite, perché poi il Barba ci ha avuto delle partite ingiocabili. Tatham ci ha avuto delle partite non ingiocabili ma più negative. Quindi sono so lì, ma io li vedrei leggermente indietro. Vediamo. Vediamo quello che succede. E Poi c'era, poi c'era, poi c'era, poi c'era, aspetta, eh. c'era Raffa Monster 28, 100-200 bits, lo saluto, lo ringrazio, ciao Ed è sempre un piacere <coughs> quando è possibile per gli orari allenamenti stare in live e seguire questa fantastica community, grazie, grazie mille, volevo farti una domanda, in questi playoff può essere battuto il record di MJ dopo ieri e non solo, Jokic è uno che potrà far vacillare questo record? Eh, allora, a lungo andare sì Perché aumentano sempre di più le quote punti delle squadre Cioè gli attacchi Tra che si tira sempre di più da tre punti Tra che vengono sempre più tutelati da, dall'inquadratura arbitrale che viene data e Tendono a aumentare Quindi sì, succederà È una cosa che succederà In questi playoff non lo so ma se dovessi proprio proprio dirti espormi, ti direi di no. Perché magari me l'aspetto di più a un primo turno in una situazione in cui non lo so, man mano che si va avanti, è sempre più difficile. No, per stazioni da 60 a 70. Punti, cioè, perché trovi sempre avversari sempre più forti, situazioni sempre più tese dal punto di vista anche nervoso. Quindi, secondo me, succederà. Uh, non so sicuro quest'anno ecco, ti direi più, più no che sì, forse. Però oh, dovesse capitare, non è che ca cadrei dalla sedia. Prima di tutto, perché coi i fisio che mi ritrovo, se casco dalla sedia, mi portano all'obitorio diretto, neanche ai pronto soccorso. E poi perché, perché comunque ci può stare. È un qualche cosa che secondo me può capitare. E poi ci abbiamo Rivaldo <ride> De Destro, 100 bits. Saluto, ringrazio, continuo dell'abbonamento. Mi è partito il messaggio, doppiamente grazie. Secondo te, Arden deve essere primo violino a fila? Ma soprattutto, Scoot Anderson quando l'anno prossimo passerà sopra al Peltel di turno? Gasa di più con la Cespa o con le treccine? Eh, io ho una visione, eh, però sapete, questo è un argomento a cui io tengo molto. Quindi, eh, voglio dedicargli il tempo che merita tanto quanto le riflessioni tecniche e tattiche seriose. Per me, se vuoi giocare con la scespa, non sei... cioè, con la scespa devi essere Ben Wallace. Altrimenti, io anche... anche Dr. J, io ho sempre fatto, secondo me, fatica a prenderlo sul... Io adoro il cespone di capelli, però lo adoro nei giocatori di, 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 di support in cast quelli magari più personaggio quelli... stella di livello assoluto che io ti devo prendere in considerazione in quanto tale allora mi devi fare le treccine perché di stella di livello assoluto che io ti devo prendere in considerazione in tale? beh Wallace, stop è una cosa mia quindi se vuoi essere preso in considerazione come un Toh, eh, anche all of famer B Un domani, chi lo sa Non si sa, può capitare di tutto I giocatori ancora non sono entrati nella Lega Treccine Ma non perché, ripeto, io abbia qualche cosa contro la Cespa Anzi, anzi È proprio una questione di riconoscibilità Di, di status Di, di no Ehm è molto importante questo, questo punto e sai che mi, mi, mi prende particolarmente. Tra l'altro per limare <ride> la questione sul, sul, eh, su, sul draft, Wemaniama ieri tipo ha scritto, mancano dieci giorni a sapere dove andrò a giocare. È un bel messaggio perché vuol dire che te sei strasicuro che ti pigliano alla 1, perché tra dieci giorni te sai il risultato della lottery, non del draft. Anch'io sono strasicuro che ti pigliano alla 1, però se poi non ti pigliano fai una figuretta. Quindi anche da qui il carattere si dimostra, diciamo, bello, bello preparato eh, per, per il palcoscenico e dovrà calcare dalla prossima stagione. E tra l'altro se parli con Anderson ti dice l'esatto contrario. Scoot Anderson è tutto l'anno e dice: Guarda, scelgano me, so, io il numero uno il prossimo, da, so io, Pigliano me. È già scritto, l'hanno e detto. Dice, Ma chi? Ce la fa, bello è detto. Quindi sarà divertente già per <ride> sarà molto divertente già vedere quello che succederà ai 16. Io ho due date segnate. Qui in coso, ora ve le, ve le dico perché è giusto anche che sappiate, il 16 di maggio che è la data della lottery, che per me sarà un, un, una di quelle date da tenere in considerazione, e il 5 di giugno che c'è la WWDC di Apple. C'entra niente, però un'altra cosa che io seguo con, eh, con attenzione. Secondo te, Arden deve essere primo violino a fila. Eh, no, eh, però come ho sempre detto, eh, secondo me deve giocare da Arden e questa serie lo sta dimostrando anche troppo. Questa serie lo sta dimostrando perché se per vi pe poter vincere una partita a Philadelphia c'è bisogno che Arden faccia 45, e se non fa 45, Philadelphia perde, allora è un problema, però diciamo un pochino più edulcorata come situazione secondo me Filadelfia, se vuole vincere ha bisogno che Embiid giochi da Embiid e che Arden giochi da Arden no da Chris Paul con la barba No, devi giocare da Arden quindi devi prenderti i tiri e ti devi prendere le responsabilità e devi anche fermare il gioco renderlo brutto lo devi fare perché sei chiamato a fare questo, Chris Paul con la barba non funziona allora pigliavo Corrispond. Quindi ti dico di no, però va argomentato in questo, in questo senso. E poi ora, se non mi sbaglio, prima dei beats di Fancia 9 c'erano i beats di Ho oh, un problema, Tiffany, eh, no, chi era? Sì, ho un problema. Tifo X100, 200 bits. Lo saluto, lo ringrazio e lo leggo dai telefoni in cui ho fatto la foto perché è l'unico modo visto che sono curioso. Ora voi mi dite. <coughs> Che cosa non gli è piaciuto a Twitch di questo messaggio? Dice è un problema Tifonix. Serei sarei una domanda su New York. Cosa manca per passare? Che aggiustamenti faresti se fossi Tibodo? E poi perché sei preoccupato dall'atteggiamento di Jokic quando Hobby si arrabbiava nei timeout non era un brutto segno. Che cosa c'è, che cosa ha scritto? Un pro... Twitch, mi dici che cosa ha scritto un problema a Tifonix in questo messaggio che non ti è piaciuto? Io non lo so, vi giuro. Anche cercando di, di, di immaginare, io non lo so. Comunque, va bene, intanto l'ho letto, almeno, almeno così. Cosa manca a New York per passare? Eh, è difficile, secondo me qu questa è la classica situazione in cui non è che manca qualche cosa a New York. Forse c'ha Miami qualche cosa in più, segnatamente Jimmy Butler, ma... Al di là di questo, perché non è che Branson non sta giocando bene, non è che Randall non sta giocando bene, però non hanno per ora almeno non hanno avuto quel tipo di effetto sui compagni. Quando entra Branson in campo per New York, Branson fa il suo. New York gioca meglio perché c'è Branson che gioca bene, ma i compagni non hanno quel tipo di risposta che invece ha Miami quando entra Jimmy Butler. E questo è un qualche cosa che ha a che fare co con la chimica, con l'alchimia, con le sensazioni che ci sono all'interno di un gruppo. È anche difficile da spiegare da un punto di vista fa fattivo, no? E che che come sono i famosi intangibles, quelli che il cinese chiama intangibles, il cinese non solo in realtà chiama intangibles. Secondo me può essere questo che fa la differenza. Però, di nuovo, attenzione perché... Questa cosa qui ti lega a doppio filo alle sorti di quel giocatore lì. Jimmy si è già fatto male una volta in gara 2, no, in gara 1, in gara 2 l'ha saltata, in gara 3 si è rifatto male alla stessa caviglia. Tra, tra l'altro io sinceramente non riesco a capire perché da tutte le parti ho letto, eh ma in gara 3 Jimmy si è fatto male picchiando contro il sostegno del canestro. No, no. Gimpare ha messo male la caviglia, si vede benissimo. Quando scivola mette male la caviglia già malandata. È lì che si è fatto male. sostegno il canestro? C'entra niente. Io almeno l'ho vista fin da subito in questo, in questo... Vabbè, comunque. Chiaramente se si fa male lui il discorso, il discorso, il discorso cambia. Ehm, non so come legare il messaggio all'abbonamento, dice Mabbo77. Eh, eh, chat. In intervenite, intervenite, spiegatelo perché io non lo so nemmeno. Io non è che non lo voglio, è che no, no, non lo so. Invece, sul discorso di Yohich e Kobe Bryant, eh sì, è molto diverso, cioè è vero quello che dice è sacrosanto. Quando si arrabbiava Kobe Bryant, quando perdeva il capo Kobe Bryant, era un segnale negativissimo, ma per l'avversario perché a quel punto lì non ci potevi più giocare. Però l'atteggiamento, il carattere dei due. È molto diverso. Jokic che reagisce in quel modo lì è sintomo di un malessere che eh, anche i compagni stessi non sono abituati a vedere gestito in quel modo lì da Jokic. Kobe Bryant e i compagni a un certo punto lo sapevano che, che quello era Kobe Bryant e che quindi se tutto non andava come diceva lui... Poi lui smetteva di passatela, ti faceva il quarto da solo sull'isola e, e cominciava a dittene quante ne sapeva. Era un modo per spronarti e serviva a lui, a te e agli avversari. E su Yohichi non so sicuro che abbia questo tipo di, di, di esito la cosa, o comunque non è mai successo prima, quindi non possiamo saperlo. Potrebbe anche paradossalmente rivelarsi una cosa positiva, ma a giudicare dalle reazioni anche dei compagni non mi sembra che l'abbiano percepita allo stesso modo. Quando Hobby Bryant faceva una delle sue mattane, anche pubblicamente, te vedevi Fisher che si allontanava e diceva vai. Ci risiamo un'altra volta, risiamo punto e da capo. Poi vedevi Horry che, che cominciava a guardarsi intorno per vedere come reagivano i compagni, per capire, perché lui tanto non poteva fregare una mazza, per vedere come reagiva. E, e vedevi Gasol che cominciava a essere introspettivo. Cominciava. Cioè, e lì invece io l'unica cosa che ho visto è stato il terrore negli occhi de, dei compagni. Perché la reazione è stata «Ah, Iohic fa questo», e quindi ora che succede? Cioè, sta, sta capitando un qualche cosa che non è mai successa prima, a cui non siamo abituati, ci sentiamo spiazzati, come dobbiamo reagire? Vedremo, magari poi potrà tramutarsi anche una, in una cosa positiva, però diciamo che sul momento, sul momento, sul momento, insomma, non è, non è stata, non è stata tanto positiva per Denver non sto dicendo che Jokic non avrebbe dovuto farlo eh. anzi, anzi io voglio che il mio leader reagisca così sarebbe stato ingiusto e sbagliato secondo me che fosse, se fosse rimasto completamente impermeabile a quanto gli stava succedendo in intorno però l'effetto che può avere va misurato nelle prossime partite vediamo vediamo e poi c'era proprio Mabo77 che si era abbonato e il messaggio te l'ha preso. Per cui deduco che eh, te l'abbiano spiegato, e ringrazio quindi anche la community che te l'ha spiegato. E ringrazio Mabo77 che si era abbonato. Secondo mese dice: Ci vedo, intanto grazie alla chat per la dritta. Eh, ti volevo chiedere se non pensi che l'arbitraggio di gara 3 dei Lakers non abbia condizionato la partita. In realtà, eh, se ne è già parlato a inizio live. Secondo me ha condizionato la partita. Però io non ci vedo del dolo, mettiamola così. Um, questa è una cosa che dico quasi sempre. Io non ho ricor ricordo di una partita in cui veramente ci ho visto del dolo. Io vedo tanti arbitraggi fatti male, tanti arbitraggi a volte anche impreparati, vedo dei regolamenti che alle volte... Vanno proprio contro la possibilità di farci godere della pallacanestro e gli arbitri lo mettono in pratica, però io del dolo mh, non ce l'ho visto, ti dico, ti dico la verità. Se poi, invece, la domanda è: ti, ti è piaciuto come arbitraggio? No, no, perché eh, con quell'arbitraggio lì, Dennis Rodman eh, non poteva giocare fondamentalmente Rodman aveva sei falli prima ancora di finire di allacciarsi le scarpe. Artesta non lo facevano neanche entrare a palazzo, lo fermavano proprio fuori, quindi in posto di blocco. Quindi no, eh, io ai playoff eh, sarò antiquato, sarò eh, vecchio stampo, politicamente scorretto, ma a, a me piace quando ai playoff un, un po' ci si mena. Per esempio, questa è un'opinione che eh, Soragna ha ah, completamente diversa dalla mia. Lui ha il minimo accenno di colpo. Legger forse anche in quanto ex giocatore. Eh. Attenzione! Io sì, ho giocato, ma a dei livelli talmente infimi che non mi posso definire un ex giocatore. Invece Soragna, sì. Quindi, essendoci stato in campo ad alti livelli, magari lui ha anche una visione un po' più. però, lui è completamente contrario a qualsiasi tipo e invece, a me a volte. Mi piace che ci sia, no? Eh, <ride> tra l'altro una cosa su, su Mammo e Soragna. Ma, ma solo io ho notato che si danno addosso in una maniera indecorata. Sono grandi amici, quindi alle volte, no? Cioè lo fa... però è, a volte è un po' fastidioso, almeno per me, il fatto che proprio si, si diano addosso l'uno con l'altro. Anche quando hanno opinioni divergenti, il che può capitare tranquillamente, eh, però eh, di solito eh, no? I, i due commentatori, anche quando non sono d'accordo, tendono a pianare. Invece no, loro si danno proprio contro. E eh, alle volte a me un, un po' mi stona come, come cosa, Ti, cioè sto proprio in ansia, no? Eh, eh, no per, perché le cioè, no, 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 Non lo so, è una cosa che mi turba, però di sicuro è identificativa. Cioè, mentre tanti che fanno, che, che oggi fanno quel mestiere lì, ricalcano le orme di e non ci mettono niente di loro, io e sto non l'ho mai vista. I, I due cronisti che si pigliano a male parole, no, ma insomma che si danno addosso l'uno con l'altro, l'ho mai vista. Quindi quantomeno è una cosa, no? eh, nuova eh, quindi beh, mi ci devo però abituare. Al, al, di là, al di là di questo, credo che l'arbitraggio abbia condizionato. Ma eh, ripeto il discorso di prima. Eh, anche i giocatori lo devono capire. Eh, cioè eh, Green eh, al primo fallo, ok. Al secondo fallo, ok. Poi devi capire il metro arbitrale. Se continui a giocare in quel modo lì, perché so 11 anni che giochi in quel modo lì, stai sbagliando te? Perché il metro arbitrale è sbagliato. Non mi piace, mi fa proprio schifo, però te lo devi capire. Questa è un po' la mia, la mia opinione. La vidi solo a Mondo Gol con Caressa e De Grandis, e poi Hattane e Trevisani. Ecco, sul calcio non lo so, però nel basket non è mai successo, a mia, a mia memoria. E in parte è anche divertente, però poi la tirano un po' per le lunghe alle volte. Mi stucca un po', non lo so, ci devo probabilmente so io e ci devo, ci devo fare l'abitudine. E poi c'erano degli altri bits, c'era Fancia 9 che saluto e ringrazio 100 bits, Ciao, cioè, Vito, come va, volevo chiederti un pronostico su ogni serie, in realtà nel frattempo si è già fatto, soltanto Denver Phoenix non si è fatto il pronostico, eh, non, non, te lo dico dopo gara 3, mi prendo un'altra gara di... di, di... Ma non è perché sono in parità Perché sono in pari anche Boston e, e Philadelphia Ma lì me la sono sentita Qui ancora non ci ho capito una mazza fondamentalmente. Due eh, Come l'altra volta ti dico una cosa per ogni serie Lakers, Se Davis rimane vivo possono arrivare in finale Se avessero dato stasera O MVP L'MVP non l'avrebbero dato a Embiid allora, sul fatto dei layers è un prerequisito fondamentale, è condizione necessaria, forse non sufficiente, però necessaria il fatto che Davis sia sano e su questo non ci strapiove. Io, in questo senso, su NBID sfondi una porta aperta, ripeto, l'NBID e eh sì l'NBID, l'MVP <ride> si dà sul rendimento della stagione regolare e quindi non dei playoff, però... Io, che l'avrei dato per il terzo anno di fila a Johic, avendo visto la partita di ieri sera di Embiid, che è stata comunque positiva, e quella di Johic, nonostante il fatto che Philadelphia abbia vinto e Denver abbia perso, secondo me c'è stata una netta differenza tra i due. Io, sinceramente, un giocatore che fa a Johic quello che all'Orford fa a Embiid non l'ho ancora trovato nella lega. Sarò curioso eventualmente di vederlo con Anthony Davis, però io non l'ho mai trovato fino ad ora. Però vabbè, sapete, io l'avrei data a Yohid, e non è bit, quindi su questo sfondi una porta aperta. Phoenix gira meglio senza Chris Paul, o comunque a essere uno in meno si sono sentiti meno forti? Mm, non lo so. Secondo me c'è stato questo, questo fatto che si diceva anche prima. Eh, il fatto che il gioco non parta più da un punto di riferimento, per quanto fenomenale, ma sia più imprevedibile, e forse sentendosi anche spalle al muro e quindi non avendo più niente da perdere, hanno tirato fuori un, un loro lato migliore. Secondo me c'è un po' una compartecipazione delle due cose. Eh, Fila l'avevo sottovalutata, forse avevo sottovalutato Arden, che gioca da Arden. Grazie mille. Eh, anch'io, anch'io, mm, sinceramente anch'io, nel senso che anch'io avrei detto prima dell'inizio della serie tutta la vita Boston, in quella serie lì. Però vedendo, vedendo tanti piccoli segnali, eh, io ora dico Philadelphia e ti dirò, per quanto Arden comunque abbia i limiti che ha, perché ce l'ha, ieri sera ha difeso anche. A un certo punto mi sono commosso, ha stoppato Brockton. Credo che sia la prima stoppata in carriera di arte. Sto esagerando ovviamente, però mi so, mi so, a un certo punto ho avuto un leggero. No? Quindi, quindi questo. E poi c'erano, mi sembra, degli altri beats, sempre di Fancia 9, che quindi risaluto e ringrazio. Dice: eh, Questo Lebron che non fa neanche un tiro nel primo quarto, come lo interpreti? Grazie mille, come sempre, Forlì, ufficialmente testa di serie numero. Non lo so, l'ho persa e ha battuto Cantù andata e ritorno. L'avevamo battuta solo cinque volte nella nostra storia. So che Forlì sta facendo de, 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 de la storia della stagione, però non so che testa di serie abbia, sinceramente. Così su due piedi, quindi dovremo recuperare. E poi ora ho visto anche mh, che c'è Adrian Banks di ritorno alla Fortitudo in A2 per la prima volta. Sarò molto curioso di vederlo al di, là, al di là di tutto. Su Lebron si è parlato anche prima. Dico solo che vedere Lebron che si butta in mezzo al pubblico non curante e mi fa 4-5 fila di, 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 di seggiolini per andare a recuperare un pallone a 38 anni è un bel esempio. Uno dei tanti belli esempi che dà Lebron. Non ha dato solo bellissimi esempi. Eh. Eh, <ride> ripeto, per me, LeBron eh, risente di un peccato originale che è stato quello di non aver mai accettato un allenatore di un certo tipo, e secondo me, questo è un cattivo esempio che ha dato alle nuove generazioni. Però guarda, forse forse è l'unico cattivo esempio. Perché poi, se si guarda anche la vita fuori dal campo di Lebron. E soprattutto se la si mette in correlazione con la vita fuori dal campo di tanti altri grandi del passato e del presente, gli puoi di poco a LeBron, che tra l'altro non ha neanche avuto alle spalle, non voglio dire una famiglia, perché la mamma c'è stata, ma i babbo no, quindi mh, è anche una situazione più difficile magari di altri. Un bel esempio. The Decision, però The Decision in realtà... Con la camicia a quadri non me... quello è un cattivo esempio quello è un cattivo esempio L il teatrino il teatrino sono d'accordo l'avrei evitata la trasmissione televisiva, però lì sai hai venduto talmente tanto di pubblicità che alla fine ti hanno forse quasi costretto non si sa eh... però poi il fatto di scegliere di andare a Miami forse è troppo tardi per poter essere anche considerato un cattivo esempio ormai è sdoganata come situazione mi piace? No però è così e poi, e poi, e poi, ci avevamo anche Ferri 100 bits, saluto, ringrazio di cuore, dice, ci vedo, lo so che molto probabilmente questa domanda te l'hanno fatta in 3000, ma io non ho potuto seguire te la faccio ora, va bene, a voglia, al massimo, se sei già risposto, ti dico, Se detta all'inizio pure a metà, recuperatevi il pezzo lì. Secondo te è più delusione la brevissima post-season dei Bucks o è più un merito di Miami? In realtà probabilmente nelle altre live forse se ne è parlato, oggi no. È una compartecipazione di entrambe le cose, però eh, per come si sta mettendo la situazione, secondo me è più una delusione da parte dei Bucks. Io avevo detto, non mi schiero a favore o contro la presa di posizione di Giannis sul discorso del fallimento, perché voglio vedere quello che succede a Miluoki. A Miluoki è successo che hanno sbaraccato, perché... Per quanto comunque sia, sicuramente rimarrà Yannis, Middleton, il grosso della squadra, ma cambiando Budenholzer cambierà l'identità della squadra stessa. Per cui hanno sbaraccato e quindi io mi sento autorizzato di dire, a dire che è stato un fallimento. Mi dispiace per Yannis, il cui ragionamento dal punto di vista logico io ho, ho sposato fin dall'inizio, però eh, doveva rimanere Butenholzer e dovevano riprovarci con questo progetto capendo che cosa non aveva funzionato. Fondamentalmente, due cose non avevano funzionato. La prima, non hanno sostituito PJ Tager dal punto di vista del tipo di giocatore nello spogliatoio, più che dal punto di vista del tipo di giocatore dal punto di vista tecnico. Non c'è, non c'era un PJ Taher in questo gruppo qui. E c'era invece nella squadra che ha vinto l'anello. E poi, secondo punto si sono approcciati ai playoff con un po' troppa sacenza. Cioè, loro pensavano di potersi impegnare veramente dalle finali di conference in poi. No, ai playoff non funziona così. Però agire su questi due elementi non significa cambiare completamente. Se cambi completamente, allora sei te che decidi di trasformare quello che hai fatto quest'anno in un fallimento. Io su questo sono abbastanza convinto. Eh, perché? Perché? Perché se no, eh, ripeto, eh, eh, è, è il problema dell'esistenza nella vita proprio dei San Antonio Spurs Questa è un po' la mia idea Che è successo? Peldi di carota dei Walker ha regalato uno stonfo completo di abbonamenti No 1, no 2, no 3, no 5, ma 10 abbonamenti. Io al solito farò questo teatrino ridicolo di far partire il Carnevale di Rio ma eh, qui di Carnevale di Rio c'è ben poco al momento perché si muovono poco, male e mi sembrano anche dei colori che si capisce il giusto però è un minimo tentativo purtroppo non, non, non ho messo neanche neanche Bobanone perché non c'è oggi non ci abbiamo Bobanone, non ci abbiamo mai Fiondo, non ci abbiamo una mazza però grazie, davvero 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 di cuore un abbraccio enorme e, e, e io sono, sono commosso in questo, sono tanti ragazzi, 10 abbonamenti sono tanti, grazie, 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 grazie davvero vorrei poterti dedicare quantomeno una live senza tosse, sarebbe già un mi... però questo purtroppo è un'altra di quelle cose che non posso fare quindi rimetto, rimetto le luci canoniche e ti dico grazie davvero di cuore e, e, poi, e poi, mentre che stanno scorrendo tutti, 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 tutti i cosi. Ehm, tutti dice un ringraziamento mio è un piacere essere qui e condividere queste live con la gente. E questo mi fa ancora più piacere, anche, anche se possibile, al di là dei 10 abbonamenti, perché quando, quando c'è questo spirito dietro, è proprio quello che io vorrei. Per, per la community, quindi questo. E poi c'era Samu DP che si era abbonato sedicesimo mese, saluto, ringrazio, dice, ci vedo finalmente in live dopo tanto tempo, che ne pensi oggettivamente di tale rirro, personalmente è un giocatore che adoro ma fa veramente arrabbiare per la sua discontinuità. Allora, eh, c'è un problema grosso sul tale rirro e non è l'infortunio, paradossalmente. Il problema di tale rirro è che è diventato troppo forte troppo presto. E se questo è un problema per Doncic, che è il giocatore più giovane di sempre a essere diventato troppo forte per troppo, per troppo presto, figuriamoci per Irro. Eh, perché su Irro noi si fanno dei ragionamenti, delle analisi e si usa un metro di giudizio come se fosse un veterano o giù di lì. In realtà Irro è, è un giocatore al terzo anno? Cioè, um, o comunque quarto, ah, voglio andare a vedere, ma è, è un giocatore ai, ai primissimi anni della Lega. Aspetta, eh, te lo dico subito: al di là dell'età in sé, che, che, che ha 23 anni, ma alle spalle lui ha questa era la quarta stagione nella Lega. E quindi è difficile poter giudicare Tyler Irro. Scevri da questa condizione che ormai ci ha portato a parlare di Irro in questo modo qui. Sicuramente ha delle grosse lacune in difesa. Sull'attacco, ti dirò: a me mi pesa anche poco, a me mi non si dice la discontinuità che c'è. Però eh, è una discontinuità che comunque lui riesce a soppesare in qualche modo, anche nelle partite più tremende in cui non entra il tiro, in cui non azzecca una scelta. Io ho in mente almeno un paio di situazioni quest'anno, due partite tremende in cui però ha fatto la giocata offensiva importante, decisiva per la vittoria. Quindi a livello offensivo a me non mi pesa tanto la discontinuità. E mi pesa più il fatto di essere un giocatore che paghi in difesa. Soprattutto perché gioca a Miami. Perché di nuovo se giocasse in una squadra diversa magari sarebbe un handicap anche un pochino più... E però giochi a Miami. E a Miami fanno difende anche a, a Hille Lauri, che, che pare il minonno. Per cioè, capito? Quindi lì viene que questo, questo difetto qui viene amplificato proprio anche dal resto del gruppo. È questo che a me mi, mi infastidisce di tale e si sta vedendo che ora che non c'è, è questo di cui la squadra sta beneficiando. Certo, potesse esserci, darebbe una grande mano a livello, a livello offensivo, però ci sono questi due elementi, l'età e la difesa. E su entrambi ci si può fare poco, perché non è che si può fare finta che sia nato tre anni prima, è, è nato quell'anno lì. In difesa può migliorare, ci può lavorare. Ma se non ce l'hai, non ce l'hai quell'etica quell di lavoro lì. Di nuovo, ieri sera Soragna diceva una cosa molto vera, e cioè che tutti i giocatori se vogliono possono essere dei difensori. E, e è vero, perché per poter attaccare serve il talento, e non è detto che uno ce l'abbia. Posto che anche in attacco se lavori e ti impegni migliori, però il talento serve, e se non ce l'hai non ce l'hai. In difesa non serve il talento. In difesa serve che tu pieghi le gambe e che tu abbia voglia di difendere. Eh, però, se, se come indole, se come carattere, quello che te reputi essere il massimo della voglia, in realtà per Rodman è, 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 è il livello di, di, di intensità difensiva che teneva la mattina mentre dormiva post-sbornia in una serata in discoteca, è, è difficile, è difficile metterti al pari no? a livello. A livello assoluto, e poi c'era Dadde 968 che si era abbonato terzo mese. Lo saluto, lo ringrazio. Dopo tanti abbonamenti scroccati in regalo, è giunto il momento di farne uno io. Anche se non sono quasi mai presente in live, e le recupero su YouTube e allora doppiamente grazie. Ma lo dico davvero, davvero di cuore lo sapete eh, comunque in uno dei video in cui parli male del San Giovanni eh, aspetta, in uno dei tuoi video parli male del San Giovanni Valdarno ma intanto la femminile del Galli, la mia squadra è in serie A ovviamente prendiamo le regolate da tutti PS, pova ho, eh, ho anche riscattato un mese in che senso? È? che si può aggiungere un mese? non lo so comunque bene, grazie ti, ti svelo questa cosa qui ti svelo questa cosa qui io ogni tanto mi rendo conto che quando eh, parlo, registro dei video oppure sono in live e, e mi viene un riferimento, non è la prima volta, mi viene un riferimento a, al, al San Giovanni Valdanno, al Galli, a queste società qui, e, e mi viene inconsciamente perché so delle squadre che io da... Eh, ora ovviamente chi non è della zona magari non le conosce, ma chi è della zona le conosce molto bene perché sono protagoniste dei settori giovanili. Io da tifoso esterno le avrei adorate, ma da avversario le ho detestate, detestate. Perché ho in mente tante partite in cui io giocando eh, alla Mensana, alla Virtus, li ho affrontati giocando in una squadra che era superiore. Io non, non mi vergogno a dire, no, se era più forte e se è perso, ma anche bene. Perché erano delle squadre che già dai tempi, e sto convinto anche ora, mettevano in campo una voglia che noi forse si era un po' imborgesiti a volte dal fatto di essere, che ne so, la Mensana, la Virtus, no? Quando andavi a giocare. E, e si chiappavano ogni capo. E quindi io a volte ho questo, questo, questa redine che monta e che mi scappa, però è da, da ex avversario, perché da tifoso sapete bene che queste sono le squadre che garbano a me. Quindi, bene, bene, bene così. Ah, riscattato un messaggio, ok? Allora ci si arriva, arriva dopo. E poi, e poi, e poi, e poi c'erano degli altri Beats, mi sembra, pel di carota dei Walker, che approfitto per riringraziare davvero, davvero di cuore, 100, 200, 300 Beats, ciao, vedo, facciamo un passettino indietro. Su gara 2 dei Lakers e Sixers, entrambe perse fuori casa. Ok, fammi risettare il cervello. Può essere che entrambe l'abbiano data su già verso metà gara, non appena Warriors e Celtics hanno preso un po' di vantaggio per non stancarsi e rischiare di perdere Davis e Bid. Visto che comunque il fattore campo l'avevano già preso in gara 1, a me non sembra una grande idea, ma magari sotto certi punti di vista ci sta. Eh, eh. Io in parte, in parte una cosa del genere l'ho anche un po' accennata nei, nei due centesimi. Bisogna partire da un presupposto. Se io fossi in un avversario e dovessi ipoteticamente scegliere una rivale, un, una sfidante per una serie playoff, a parità di forza della squadra avversaria che devo scegliere, se, è più, se devo scegliere tra i Lakers e una squadra che è nettamente meno forte dei Lakers. Prendo la squadra che è nettamente meno forte dei Lakers. Ma a parità prendo i Lakers perché? Perché c'è Anthony Davis che si può rompere da un momento all'altro. Ora non ci si scherza su questa cosa qui. Ma l'ingiuripronicità dei giocatori, soprattutto delle stelle, ha un peso importante. Soprattutto nei playoff, chiedete ai Clippers quanto pesa nei playoff. Di... E anche Embiid è sempre mezzo acciaccato ai playoff, perché sono giocatori che, da un punto di vista fisico, io non voglio dire che non reggono l'intensità dei playoff, perché sarebbe una bugia. Embiid la regge, Anthony Davis la retta e, come in passato, ha vinto anche l'anello. Quindi cioè, sarebbe una bugia, però, sono più inclini ad avere delle difficoltà fisiche. Rispetto a uno Jokic, ora magari si rompe in allenamento. Stagione finita, ok, può succedere di tutto, però sulla carta io scelgo i Lakers anche per questo. E quindi può essere che all'interno de della psiche complessa dei giocatori NBA, delle squadre, degli staff, a un certo punto possa anche essere venuta in mente una roba del genere, cosa che magari non viene in mente a Boston che anche ieri sera. Soltanto a un certo punto, Boston a un certo punto la data secondo me è, si è proprio sdata Le, e, e poi però ha cambiato completamente faccia, è rientrata in partita e ha recuperato. Ma in quel momento lì, io l'ho vista proprio arrendevole: e è stato un passaggio a tutto campo di Arden per Embiid dall'altra parte del campo. Embiid, che era partito non tra i primi, è arrivato straprimo in attacco e ha messo due punti facili in appoggio perché la difesa non era rientrata. Soltanto lì e Poi col senno di poi quello è stato anche, potrebbe anche essere stato quello decisivo perché sono andato all'overtime senza quei due punti, no? Chi lo sa, però soltanto lì. Poi Boston invece ha, ha ricominciato a giocare da Celtics e, e non l'ha data vinta per niente, anzi, è tornata in partita, ha recuperato e, e l'aveva la, quasi vinta a un certo punto. Un paio di situazioni. E io a Philadelphia invece, questa cosa l'ho vista da parte dei Sixers. Eh... Sui Lakers, eh, sui Lakers, eh, non lo so, non lo so, però è una roba che non mi sento di escludere, che non sia girata nella testa, perché te entra nel capo, eh, non c'è niente da fare. e così come non sto tranquillo io quando vedo una partita dei Lakers... Eh, e invece sto tranquillo quando vedo, ora non mi fate di, dei Nuggets perché sennò va a finire, sembra che gliela voglia gufare, invece non è vero, però eh, quando vedo una partita dei Knicks eh, eh, o di Miami, nonostante Butler, insomma, però sto abbastanza tranquillo, eh, quando vedo una partita dei Lakers non sto tranquillo, stessa cosa quando vedo una partita di Philadelphia, stessa cosa quando vedo una partita dei Clippers, stessa cosa quando vedo Zion. E allo stesso modo forse anche i compagni, gli allenatori a volte, non mi sento di escluderla come possibilità. Poi sai il gorgo emotivo che sono i, i playoff, secondo me non, non, non ti permette di escludere niente, al di là, al di, là di tutto. E poi c'era. C'era, 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 Dennis Rodman, 777, che si era abbonato, ottavo mese. Lo saluto, lo ringrazio. Te l'avevo belle chiesto, se il 777 era per la pagina di televideo dei sottotitoli. Non credo, forse sì, non lo so. Vabbè. Eh, Gara 3 Lakers Warriors, i tre falli in attacco fischiati a Green. Eh. Si è parlato tanto dell'arbitraggio, in realtà è un argomento che a me di solito mi accalora pochissimo, proprio perché li reputo totalmente no? privi di dolo. E in quella partita lì qualche cosa non ha funzionato. Però di nuovo, eh, se mettiamo anche il caso che dopo il secondo fallo, telefona, eh, Time Out telefona Silver al tavolo, si fa passare l'arbitri e gli dice, oh... Vediamo di cambiare metro di giudizio perché, se no, qui mi finisce fuori Draymond Green e, e quindi mi perde di spettacolo la partita. Mi cala lo share e a me non mi sta bene. E l'avessero fatto. Sto parlando per assurdo, non è una cosa che può capitare, ovviamente. Sarebbe stato meglio? Secondo me, no. Ci sarebbero state critiche dall'altra parte. E quindi l'unico modo per evitare le critiche era adeguarsi al metro arbitrale sbagliato sbagliatissimo che fa del male alla palla canestro quel metro arbitrale lì però mi aspetto che Draymond Green abbia questo livello di intelligenza gestistica. Me proprio perché io sono un grande stimatore di, di, di Draymond Green e di nuovo su Draymond Green eh, io il modo migliore che trovo per poter esprimere tutto l'apprezzamento che ho nei suoi confronti spesso è quello di dargli addosso. Altre volte si è fatto questo ragionamento. Io non sopporto, per esempio tranquillo quando pur di elogiare Draymond Green, perché anche lui, come me, tra l'altro, è un fan di Draymond Green, pur di elogiarlo quando fa um, un consegnato dice: È il più grande consegnato della storia, ha una visione. No, è un consegnato. Ogni tanto fa delle cose, anzi, ogni spesso fa delle cose incredibili. È un giocatore di un'intelligenza cestistica molto al di fuori del normale. Però quando fa un consegnato, fa un consegnato. E quando non capisce il metro arbitrale e si ostina e, e, e è ottuso, va detto. Proprio perché se no gli fai un torto all'intelligenza cestistica che invece ha Draymond Green e a tutta la spettacolarità del giocatore che è. Di solito, normalmente. Io questo lo devo dire. E poi c'era Dem Avignon, che si è abbonato. Direbbe qui, e Twitch, se non ha perso i conto, lui pure, primo mese. Per cui benvenuto. Normalmente ho meno tosse. E stasera però ce l'ho. Così come negli ultimi due mesi. Me ne scuso. Grazie, comunque. Benvenuto. E questo è stato. Per cui... <coughs> Eh, ok, ho voluto del male a Denver ma non l'ho fatto scientemente è capitato ragazzi, ora onestamente trovare un esempio Bridges, Brigis. allora ritiro quello che ho detto di Jokic B Bridges perché in effetti Bridges gioca anche più partite rispetto a Jokic quindi era un esempio anche migliore oltre al fatto che e non, non ci sono più Brooklyn e, e quindi ho sbagliato, va bene? Ho sbagliato, dovevo usare avete ragione voi, però spero che la sorte non mi si accanisca contro in questo, in questo, in questo modo qui. Peltele, momento peltele. E poi andiamo con i messaggi riscattati perché so belle due ore e passa. Non t'ha messo il messaggio Dem Avignon, prova a mettimelo qui in chat che te lo recupero io ora visto che ci siamo. Eh, non, non te l'ha preso, non te l'ha preso. Nel frattempo... <sussurra> Aspetta, eh. Non mi viene in mente come si chiama. Non mi viene in mente come si chiama. C'è uno youtuber che tra l'altro io seguo non di frequentissimo perché fa video troppo seri. E, e quindi io spesso quando sono su YouTube eh, no, eh, cerco cose più leggere. Però mi è capitato di seguirlo spesso e lo apprezzo tantissimo. E non mi viene in mente che parla di fisica, chimica, dai, fino a che non me lo dite non vi fa vedere la foto. Come si chiama? Non è Barbascura X. Eh, come si chiama? Dai. Non è Fartade. Chimica, fisica, divulgazione scientifica. Non è Bressanini. Non è Giastremo. No, non è neanche Balbi. Chi è? No, me, no, no. no. No, non è neanche Yahidale Forse Geopopop. fammi un po', mi, mi sembrava il nome Entropy for Life, Entropy for Life, Entropy for Life. Questo giocatore vi sto per, per far vedere, secondo me è lui. È Entropy for Life. Io non ho non, non, non credo di poter indovinare mai niente. Io di questo non so niente. identico vedi è lui secondo me è lui arrivo è eh? dem dem ora si finisce questo e si arriva eh, mi sembra troppo secco per essere Taddeo è Adam Silver sì. è Adam Silver ecco potrebbe essere un Plumlee. lì potrebbe essere un Plumlee. lì fammi provare un Plumlee. lì tanto da qualche parte bisogna cominciare e quindi però non è un Plumlee. lì non è un Plumlee... lì <ride> Ma ci ha dato tante indicazioni, Clippers, Western Conference, Pacific, Pacific Division, 7 piedi, per cui è Zubac, cioè a me non mi sembrava Zubac però, 7 piedi, Clippers, deve essere Zubac per forza. Mi sembrava più, più grosso Zubac di così, però che codemo da. E deve essere per forza Zubac io di sette piedi ai, ai Clippers non mi viene in mente più nessuno e è proprio Ivica Zubac però eh, stavolta devo dire che non ci ha dato troppa soddisfazione perché si è pescato grazie agli indizi subito quindi farei un peltel Limited anche se la voce non me lo consentirebbe lo facciamo molto veloce perché qui non si vede una mazza ora No, ragazzi, è Limited Unlimited non un funziona più. Quindi bisogna fare quell'altro. Come si chiamava quell'altro? Birdle, be, Birdle, Birdle, Larry, Birdle. Ora, qui non mi ricordo dove si deve andare per pe pigiare, per vedere. Qui. E un c'è. No, ragazzi, un c'è. Ah no, c'è, ma me la nasconde. O come mai me ne fa vedere mezza? No, via, non si può fare. Secondo me questo è Darren, ma è un si può fare. e me ne fa vedere mezza. Se anche il giro di là, e un ci va'. O come si fa, già in questo modo qui? Secondo me questo è Darren, però non un si può un si No, così, un si, così è brutto. Ora io scrivo Darren, ma... Un è un Darren, Però non si vede. No, dai, Darren, ragazzi, non si può fare. Non But... si vede niente, non si vede la squadra. Non si vede. Mi taglia a mezza parte, non un... si può fare niente. A posto, finita così come se niente fosse. Eh. Secondo me, però, poteva essere Patrick Williams. Aspetta, ora mi è venuto in mente. Vedi, non sono affidabile io in queste situazioni. N non riesco neanche a vedere. Scrivo Williams, non riesco a vedere qual è Patrick Williams, ti rendi conto. Non è neanche basta, non è neanche Patrick Williams. Un si gioca più, non si può giocare. Bisogna aspettare a Peltele, che è l'unico rifinito fatto bene. di Davvero, niente, fate finta di niente. E andiamo con Dem Avignon nel frattempo. Che non gli, aveva, non gli aveva preso il messaggio, lo recuperiamo ora. Dice: non ti, Intanto lo ringrazio, non ti faccio perdere tempo. Ti seguo da qualche mese su YouTube, probabilmente da inizio season. Guardo il Quasi Gaming e sei il mio specchio settimanale sull'NBA. Non guardavo l'NBA da anni e ho ricominciato con Gara 7 di Golden State. Poteva andare peggio, poteva andare molto peggio. Ti è capitata una bella partita, tutto sommato, discreta, discreta partita. E sono molto, molto, molto contento di aver contribuito, diciamo, a, a, al ritorno di un utente verso la pallacanestro. Sapete che questi sono i messaggi in generale che, che mi fanno più piacere in assoluto. Quindi, grazie, 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 grazie davvero di cuore. Questo, questo, questo messaggi riscattati. 2 <ride> ore 08. La tosse. Ehm... Sto pensando se chiama Camilla per la caramella, meglio di no. Ma una giornatina. Lasciamola fa Messaggi riscattati. Rodeo01. Da tifoso di Phoenix resto molto pessimista. Vinciamo solo se Bucher o KD tirano con percentuali irreali. Se Bucher avesse tenuto solo un semplice 50%, semplice tra virgolette, non avremmo mai vinto gara 3 e 4. Addirittura in quest'ultima ci si è messo Shemet, che è una certa. Sembrava Harry. E comunque è finita, punto a punto. Non può continuare a vivere di prestazioni del genere. PS Matt Ishbia è più utile di Eighton dare fastidio a Yohic questo è poco ma sicuro questo, questo siamo, siamo anche perché Eaton proprio non ci si spreca neanche proprio lui sta lì esiste, è grosso però poi stop finita lì e, è un po' il discorso che si faceva anche per per Filadelfia eh. alla fine sta 2-2 a due, sia di qua che di là recentemente hanno perso sia i Nuggets che i Celtics eppure da un punto di vista tattico, le due squadre che dovrebbero avere più fiducia sarebbero proprio Celtics e Nuggets, perché Philadelphia ha vinto solo se il barba quarantelleggia e eh, Phoenix ha vinto solo se Bucher e Keity giocano partite incredibili. Eh, però, alle volte, questo vale fino a un certo punto. Perché se tanto tanto ne dovessero imbricare un'altra sia il Barba che Buhere e KD di partite del genere a quel punto scollini cioè a quel punto resta vero che Filadelfia vince solo con 40 del Barba e Phoenix vince solo con 40 e 40 o 35 e 35 di Buhere e KD però a quel punto hai scollinato nel senso che te ne manca una e cambia, il cambia completamente il vento e non è più vera questa cosa qui e... boh boh boh, boh. Resto con Filadelfia e un non in grado di dare un... No, non sa rispondere. C'era un mio professore all'università che eh, ti faceva la domanda, dopodiché ti dava mezzo secondo per pensarci, ma tipo che te non riuscivi neanche e lui ti diceva sì, no, non sa rispondere. E te già da lì capivi che l'andazzo era particolarmente messo male per quell'esame. E io non so rispondere in questo caso su Phoenix Nuggets. Manuminia! Edo, finalmente ti becco in live. Volevo chiederti, chi pensi che sia il miglior difensore NBA su singolo possesso per ogni ruolo? Che quintetto vorresti avere che ti difenda l'ultimo tiro? Insomma, eh, insomma, ok. Poi una domanda più tecnica. Se un giocatore di una squadra A vuole passare a un suo compagno, ma la palla finisce fuori, perché un giocatore avversario di una squadra B la tocca? viene considerata palla persa dal giocatore della squadra A o palla recuperata dal giocatore della squadra B? Ed allora, la risposta corretta sarebbe dipende da chi piglia le statistiche, dipende dal tavolo, perché purtroppo in realtà è così. Per come me l'hai descritta te, sulla base del regolamento, pur non essendo io... Mh, Flavio tranquillo, ti direi di più, eh, la vuole passare a un compagno, ma la palla finisce fuori perché un giocatore avversario la tocca. Però scusa, se il giocatore avversario la tocca, la palla non è persa. Perché se la palla è di A, B la tocca e va fuori, il pallone rimane di A. Perché l'ultimo che l'ha toccato è B. Quindi è una domanda tra bocchetto? Oppure non ho capito qualcosa io? Non lo so. Però in generale eh, quello che interpreta le statistiche spesso ha un valore importante. Chiedere a Jaren Jackson Jr... No, sto scherzando, non è vero su Jaren Jackson Jr. Però ecco, secondo me non è persa, ora che la rileggevo anch'io. Allora, squadra difensiva, <ride> attuale mi viene da, penso da, da, da capire, mi, mi viene da intendere, quindi provo a dirtela attuale. Mettiamola così. Eh, ehm. Siccome ci voglio Draymond Green da 4, non posso averci sia Anthony Davis che Yannis. Per cui ti dico Yannis da 5, ipotetico, con Draymond Green da 4, preferendolo Anthony Davis. Solo perché ho paura che Anthony Davis mi si rompa. E quindi Yannis, da 5 ipotetico. Draymond Green. Kawhi Leonard. Eh, tolgo Kawhi Leonard per lo stesso motivo di, di, di Anthony Davis. Yannis, Draymond Green. Smart, Beverly e Alvarado. Si starà a vedere. Devi fare canestro. Poi se recupero palla lo devo fare anch'io e lì potrebbe essere un problema. Però intanto te devi fare canestro contro, contro una squadra del genere. Devo però dire una cosa, visto che come dicevo prima, secondo me è sempre sbagliato fare due pesi e due misure. Prima si parlava di Draymond Green, Ioich, i tifosi, l'intervento, eccetera, eccetera. Così come si sta sempre lì con co il misurino e il bilancino a vedere se Arden, se Doncic hanno preso mezzetto in più, mezzetto in meno, la ritenzione idrica, le cose. Allora, io devo anche dire che, secondo me, Smart non è al top della condizione. Resta un giocatore che io nella mia squadra vorrei sempre, resta uno di quelli che ieri sera ha giocato meglio nei Celtics, a prescindere dal tiri, dai due tiri sbagliati, il tiro sbagliato e quello fuori, fuori tempo. Però eh, io, secondo me, no, non è lo smart dell'anno scorso dal punto di vista fisico, io lo trovo leggermente appesantito. E questa cosa, eh, secondo me, ha degli effetti anche dal punto di vista poi dell'impatto difensivo che ha. L'avete notata anche voi? È una cosa che, che ho visto io perché guardo troppo Nosaradan? Non lo so, però questo. Poi, messaggi riscattati. Petrucci Hater Page, io mi dissocio da questo, tant'è vero che anche domani avevo pensato di fare un riferimento. Niente, l'ho fatto anche domani. Vabbè, ciao vedo, ti scrivo prima di andare all'allenamento e mi recupererò la live. Ma perché la FIP mi mette tutte le partite quando c'è il sabato del quasi gaming? Allora, in realtà forse so io in questo caso che metto le partite, ma no, in realtà non lo sapevo. Però, non si può dare, io gli do tante colpe alla FIP, ma anche queste anche queste non ci possono dare. Tra l'altro, a proposito del sabato del quasi gaming e quindi del torneo dei sub, signori, voi non ci crederete, ma. Per la prima volta da non so quante settimane non ci sarà bisogno del circo, perché sono arrivate entrambe le formazioni. E quindi sabato avremo, ve lo anticipo, Raffaele 4889 contro Gabbolodi. Eh, Signori, vedrete, vedrete i lavori che vengano fuori. Io so anche che squadre hanno, l'ho aperte perché tanto sono arrivate. Quindi, vabbè. Che ne pensi della statistica dei titoli vinti dagli ultimi 5 MVP e i 5 precedenti? Jimmy ha più cuore di mezza NBA messa insieme. Questo è un argomento che è stato tirato fuori negli ultimi giorni. Eh, gli ultimi 5 MVP non hanno vinto una mazza, o comunque molto meno rispetto ai 5 MVP precedenti. Allora, dice la gente, eh, l'MVP ora viene dato solo in base alle statistiche. Secondo me non è neanche questo il punto. È ancora più grave. Se fosse così sarebbe grave, ma guarda, lo capirei. Sarebbe comunque grave, ma lo capirei. Secondo me ora è ancora più grave. Perché ora viene proprio dato sulla base di <ride> situazioni terze, collaterali, afferenti alla questione. Perché io. Ora non voglio calcare troppo la mano, ma sono abbastanza convinto. Che se uno avesse fatto uh, refresh della memoria storica dei, dei giurati, di quelli che votavano, e quindi loro non avessero saputo che Yohic aveva vinto gli ultimi due, probabilmente avrebbero votato Yohic. Credo. Io avrei votato Yohic. Quindi, però, che, 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 che criterio di, di um, selezione può essere il fatto? Eh, ma questo non ha mai vinto, non ha vinto. Chi, chi ha votato Rebeja? sto scherzando, Iasmi. Yes. Cioè, capito? Però ecco, eh, non mi stanno trovando d'accordo. Ma il problema nasce a priori perché l'NBA non si è mai presa la briga di eh, stilare dei criteri di voto. Non ha mai detto, allora, il premio dell'MVP lo vince il giocatore che ha questi requisiti, 1, 2, 3, 4, 5 eventuali è sempre rimasto vago, MVP vota te, il giocatore più forte, quello con i numeri migliori, quello con il record di squadra migliore, quello più spettacolare, il più mediatico, il più... non si sa, una via di mezzo, fa, fa, vedi te, Sta, me ne sto a quello che votate. Se è presa la briga di, di fare un trofeo personalizzato, Michael Jordan Trophy, uno dei trofei più brutti che io abbia mai visto nella mia vita... Da un punto di vista estetico, se io andavo qui a, alla Timbre Targhe, c'è cioè neanche più la Timbre Targhe, quindi posso fare pubblicità perché non esiste più, e, e, e mettevo 20 euro, sicuramente me lo facevano più bello. Magari di plastica, cioè quello è tipo di diamante. Però sicuramente... Estetico, brutto! Ma proprio brutto! Brutto! Esteticamente bruttissimo qui premio lì. Quello però l'ha fatto e non hanno detto come si vota. Quindi... Questo, questo non lo so perché eh, grande twitch e 5 pubblicità per un totale di 1 minuto e 15 e <ride> eh, allora io non lo so se è tanto se è poco perché twitch ci ha tolto anche questa possibilità qui cioè in senso te aderisci al programma e ci pensano loro ti dico su 2 ore e 20 un minuto e 15 di pubblicità ci può anche stare secondo me a occhio però se te le mette tutte insieme, magari in un momento, non lo so. Però eh, no, io non metto più niente. Io ho aderito ai programma e ora ci pensa Twitch. Dice ma almeno ora sordi a Palà. Niente. Qua la prima. Zero. Però. Vabbè. Comunque questo. Poi. Romanti o vagabondo? do argomento libero, scegli te. Grazie del tuo entusiasmo e amore per quello che fai. Sono contento di averti trovato nello scenario di YouTube. Così mi commuovo. Grazie grazie, grazie, grazie argomento a piacere <ride> argomento a piacere ehm, stavo pensando a che cosa fammi dire se mi ero appuntato qualche cosa perché io ogni tanto quando c'è qualcosa di interessante me l'appunto, poi me ne dimentico sempre, ah, questo è interessante LeBron James ha detto una cosa che eh, secondo me dovrebbe essere proprio presa e, e, e affissa un cartello scritto questa cosa qui in tutti gli spogliatori delle squadre NBA Durante i playoff, non guardate la televisione, non aprite i social network, usate il meno possibile il telefono e se vedete partite di altre squadre, mute con la musica. Ragazzi, è brutto, è brutto, però è così. Perché io me ne rendo conto, altre volte si è fatto questo discorso, nel tentativo. Eh, anche da parte mia alle volte involontario ma succede di sovranalizzare cose che alla fine non sono neanche così tanto analizzabili quanto noi ci picchiamo di voler fare perché ripeto la stessa identica azione giocata nello stesso identico modo da Tatum da tutti i Celtics e da tutta Philadelphia con mezzo decimo di secondo d'anticipo e Boston ora stava 3 1 quindi noi siamo stati lì un'ora a analizzare la serie, la partita, i risvolti, è mezzo decimo di una casualità fondamentalmente. Eppure ai playoff funziona così. Vinci una partita e hai l'anello in mano, e, ma non è che lo diciamo noi, ci si crede tutti noi, io, voi, i giornalisti, tutti, ho visto la partita, hanno giocato in un modo tale che vincano per forza perdano una partita, non possano più neanche giocare Campino con i Filippini, perché non la tengano in mano. Ai playoff funziona così. Per noi è divertente, tutto sommato, per le squadre può avere un effetto deleterio. Quindi sono assolutamente d'accordo con Lebron in questo, in questo senso. Lupetto XX22 in frattempo si era abbonato, ma si era abbonato anche FXR Tune tv Ebbene, non avevo visto. Mi scuso, lo saluto lo ringrazio di cuore. Primo mese, benvenuto, grazie, grazie mille. E invece, Lupetto XX22, quarto mese. Saluto, ringrazio. Dice: Ciao, carissimo, sono combattuto nella sfida tra Boston e Filadelfia. Da una parte vorrei Arden in finale, dall'altra vorrei Boston vincente. Domanda: Per me il titolo va a est e lo vincerà una di queste due. Che ne pensi? Eh. <ride> Difficile. Eh. Io non mi spingo così tanto oltre. Ti dico che probabilmente chi vince tra queste due, e ripeto, oggi vedo leggermente favorita Philadelphia, ha buone probabilità di arrivare in finale. Io gli voglio un bene dell'anima a, a Jimmy Butler e a Tom Thibodeau, ma Miami secondo me ha qualcosa in meno di queste due... E New York forse ha qualcosa in meno anche di Miami. Quindi, fino a lì ci arrivo. Dopo non lo so. Perché secondo me dipende chi arriva alle finals da quell'altra parte. Dipende molto. Eh, anche per una banale questione di accoppiamenti: un conto è giocare contro Denver, un conto è giocare contro i Lakers, un conto è giocare contro Phoenix e un conto è giocare contro Golden State. Non è che cambia poco cambia proprio completamente lo scenario, cioè mh, ci sarebbero degli accoppiamenti che magari privilegerebbero Boston rispetto a, non lo so, alcune, a, alcune di quelle quattro o, o viceversa. Per cui eh, mi spingo fino alle finals, ti do ragione fino alle finals, mettiamola così, per quanto non vale niente, a mia opinione, però eh, dopo non mi spingo, aspettiamo. Eh, per me questi playoff sono veramente tra i più impronosticabili degli ultimi anni. Io non so quanti soldi hanno fatto le società di scommesse, credo tanti, sinceramente, credo tanti tanti al momento perché questo poi. Eh, Enrico Gorgone Seredo, il francese alto alto ha detto di essere in hype per il 16 maggio per scoprire in che squadra andrà l'anno prossimo ora, posto per motivi di fede io nel vederlo a Portland ci credo ancora vedi mai che si dimenticano di chiamarlo tutte le altre franchigie. prima ma quanto sarebbe bello se alla 1 chiamassero Scoot per la tosse prova latte, miele e grappa allora il latte col miele l'ho provato ti dico, mi ha fatto il giusto la grappa non, non ce l'ho messa <ride> non credo che ce neanche in casa, tra l'altro, però se la chiede a mio nonno è a e ha voglia. Sicuramente ha un effetto che può essere il coma etilico sul sottoscritto che non beve quasi niente, però può, può essere anche quello che fa passare la sosse. Facciamo questo test. La prossima live NBA, prima di venire in live, io piglio un pochino di grappa. Vedete voi gli esiti in base a quello che dico nella prossima live no potrei anche non rispondere delle mie dichiarazioni a quel punto però magari non tossisco più cioè magari dico boiate ma senza tosse sarebbe forse anche prevedibile a un certo punto non lo so vabbè ehm... que quel 16 maggio lì io so sempre più ora vediamo a che ora la faranno sta diretta va bene Vediamo com'è la situazione, tanto è settimana prossima a questo punto, e io sono sempre più tentato di farcela una, una diretta, sarebbe martedì. Non ve lo prometto, però vediamo, perché secondo me lì cambia, cambia tanto della Lega dei prossimi anni. Ma non perché io penso che chi prende Uemba vince un filotto di 5 anelli consecutivi, non è detto assolutamente, anzi, però è... Eh, chi ha la prima scelta prende Wenbania, ma tutti quegli altri cambiano strategie, a quel punto tutti quelli che hanno aspettato per mesi cominciano a mettersi sul mercato e allora la seconda poi c'è Anderson. Poi... Cioè eh, eh, si innesca, capito, un, un movimento di, di cose che possono succedere incredibili dai 16 in poi. Per cui sarà comunque secondo me un punto di svolta. Vediamo, vediamo cosa succede. Eh... Cioè, ci sono anche dei piccoli retroscena, forse, no, non lo so, insomma, se ne riparla, se ne riparla lunedì, siamo in tempo, lunedì se ne parla per bene. Eh, poi dice Redisle Hafex, ciao vedo. Pensi, eh, che ne pensi delle parole di spagnolo? Andare a Minnesota? Sono sempre disposto a giocarmi le mie carte in qualsiasi momento, l'anno scorso pensavo fosse troppo presto, se quest'anno ci fosse la possibilità ci proverei, è una porta che ritengo aperta, ma ci sono tanti aspetti da valutare e considerare. Eh sì, allora secondo me ha senso. Cioè, secondo me il ragionamento di spagnolo è stato. Pensavo fosse troppo presto. Poi ho visto chi ha giocato a Minnesota, cioè Gobert, e ho detto: Allora posso giocare anch'io. Eh? Se il ragionamento è questo, sono d'accordo con lo spagnolo. No, non so se è questo. Credo di no. Ma se fosse questo, no, a parte gli scherzi, io non credo che sia ancora il momento. Il spagnolo mi deve ancora convincere dalle nostre parti. E neanche dalle nostre parti in Euroliga E nemmeno dalle nostre parti in una squadra con ambizioni scudetto. Dalle nostre parti. Perché lui ha giocato bene sia quest'anno che l'anno scorso. Però l'anno scorso la sua squadra è retrocessa, comunque. Quest'anno non è mai riuscito a, 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 a essere in grado di giocare insieme a Flaccadori. Capisci che se hai delle difficoltà a trovare spazio per poter giocare con flaccadori Anthony Edwards e Carl Anthony gli voglio bene a flaccadori gli voglio benissimo a flaccadori però Anthony Edwards e Carl Anthony Towns sono un po' meglio forse quindi secondo me non è pronto Spagnolo ma non ci va neanche vicino a essere pronto e, e io ripeto sono un grande estimatore di Spagnolo penso possa diventare davvero il playmaker del futuro della nazionale italiana però non deve bruciare le tappe, perché se non rischia, io lo penso così, lui e il suo agente probabilmente no, non la pensano come me. Lorenz Bagnini, frattempo se era abbonato, lo saluto, lo ringrazio, primo mese direbbe qui Twitch, dice ciao vedo, ti seguo da poco ma mi ha fatto appassionare al basket in poco tempo, non mi perdo mai una tua live e le recupero tutte su YouTube, grazie, 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 grazie davvero di cuore, tra l'altro le live... Stanno servendo anche a questo, a, a, a far crescere la community. Non si cresce su Twitch, perché su Twitch e su Instagram, ma su Instagram almeno non ci fa quasi niente, do solo le comunicazioni, quindi lo capisco. Su Twitch è difficilissimo crescere, però serve a fare community e io sono tanto contento in questo senso. Quindi grazie. E poi, e poi, e poi... C'era, c'era, c'era... Pablito 14 NBA. Ci vedo io che c'è un fenomeno. <ride> Don ci pure. Ma pensavo che secondo me insieme in uno scenario ipotetico non funzionerebbero bene. Infatti entrambi penso siano a circondare con giocatori atletici, versatili e completi. Una squadra solida con uno dei due come leader potrebbe essere la più forte in NBA. Ma nella stessa squadra non ce li vedo. Sono pazzo? No, allora, pazzo no perché... Che in realtà, al momento, nessuno può dire con certezza che tipo di squadra ci vuole accanto a Doncic per poter vincere, anche a Iohic, ma soprattutto a Doncic. Cioè, se uno avesse la formula esatta, certa di che tipo di squadra serve accanto a Doncic per vincere l'anello, farebbe gli stessi sordi di quello che dovesse avere la, la formula per far ricrescere i capelli a chi l'ha persi. Non esiste questa cosa qui. c'è il rullino e te cose ti fa un capo rosso come un peperone, però... è un... Vabbè, non, lo posso dire, non facciamoci altri nemici, però siamo capiti Quindi... Ehm... Non, non, non si sa. Non sapendolo, non si può neanche dire che una opinione è sicuramente sbagliata. Io ti dico, secondo me, insieme potrebbero giocare e raggiungerebbero un, un massimale di talento spropositato. Però eh, bisognerebbe che gli altri tre del quintetto e quelli della panchina fossero proprio scelti bene, ad hoc, ma tanto tanto. Cioè, nel quintetto, ipotizzando Jokic da centro i Ruoli, vabbè, e Doncic da play avrei bisogno di un'ala grande, un'ala piccola e una guardia, tutte e tre che avessero difesa ai massimi livelli assoluti atletismo ai massimi livelli assoluti, tiro da tre ai massimi livelli assoluti e nessuno dei tre che fosse talmente forte da, potersi, da poter richiedere troppi palloni. Cioè tre role player di massimo livello con queste tre caratteristiche che sono le caratteristiche che fanno i role player i più pagati nella lega. Quindi è difficile, però se tu riuscissi a metterli in piedi, eh, a quel punto se ne ragiona. A quel punto vincici, se ti riesce. Però è complicato. Se, se mi dici è complicato, sono molto d'accordo con te. Su tutto il resto non, mai, non avremo mai le prove, probabilmente, perché secondo me non giocheranno mai insieme. Però sarà che sono di, di stampo, di matrice europea, però penso che a tanti di noi comunque garberebbe. Tre bridges. Ecco, tre bridges. Uno un pochino più alto, uno medio e uno un pochino più basso. Poi dice le campane di Mefiondu, ciò è un scenario distopico, Drey chiede una badilata di sordi per il rinnovo e gli Warriors, e gli e gli warriors piazzano tutti e firmano Brooks. Terza guerra mondiale negli spogliatoi del Chase Center, O genialata, comunque alle 19.15 entro al dentista, consapevole che pure se ci mettessi un paio di giorni ti ritroverei qui. Eh, alle 20.35, la vedo lunga, la vedo lunga come cosa. Eh, allora, secondo me non sarebbe una genialata, perché è vero che l'indole è la stessa, ma solo l'indole. Poi all'interno del giocatore, infatti sei già tornato, vedi, all'interno del giocatore c'è un abisso tra Draymond Green e il povero Dion Brooks. Ehi 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 che orba dalle nostre latitudini, un abisso. Non sto dicendo che Brooks è un po' giù in NBA, ma c'è un abisso con Draymond Green. Il piglio è lo stesso, l'indole è la stessa. Sicuramente faresti uno sgarbo enorme a Draymond Green. Non ci sarebbe, non ci potrebbe essere un'altra firma che gli dà più noia di quella al posto suo. Non ci potrebbe essere. Però faresti un uno sgarbo enorme anche a te stesso, secondo me. Eh, io l'ho detto nella live scorsa è passata una settimana sono sempre più convinto se comincia l'NBA il prossimo anno e Brooks è senza squadra io sono l'ultimo a essere stupito e non se lo merita perché non è un fenomeno ma è un giocatore che merita di fare la squadra in NBA ancora per diversi anni però in NBA è così eh, cioè, eh, se ne parlava con alcuni di noi a un certo punto, senza citare sempre i soliti e ci cita Carmelo Anthony e De Marcus Causins, Isaiah Thomas, e ci sono stati anche degli infortuni, eccetera, eccetera, però a un certo punto l'NBA ha deciso che DeAndre Jordan non poteva più giocare. Non è, non è successo niente dal giorno prima in cui era titolare e, e, o, o, e poi a un certo punto è diventato role player e poi ora non può più giocare. E La stessa cosa è successa a Montres Leral, per esempio. Cioè, a un certo punto l'NBA decide: dice, ok, questo basta, finito, chiuso. E, e secondo me ci possiamo essere. E siamo in quella direzione lì per, per, per Brooks. E poi c'era Matteo, 1892, ciao vedo buonasera, mi scuso per il prolungamento della live verso l'infinito, ormai ci siamo abituati. Eh, comunque vorrei <ride> chiederti un commento sull'arbitraggio di Lakers-Warriors, secondo me capisco la differenza nello stile di gioco ma mi è sembrato molto generoso pro Lakers in alcune situazioni. Questo magari non è decisivo ma indirizza la partita, tra Green e Davis ballano tre falli che avrebbero condizionato l'uno o l'altro. È vero. È, 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 è chiaro, un fallo di qua o un fallo di là cambia la partita. È... La bellezza della pallacanestro è questa: ripeto, faccio l'ennesimo esempio sul tiro di ieri sera di, di Smart, mezzo decimo di centesimo di secondo fa, fa, fa veramente tutta questa differenza tra un 3 a 1 e un 2 a 2? No, però l'ha fatto. L'arbitro prende le decisioni e quelle sono. È... Quella partita secondo me ne sentiremo parlare, qualcuno, ho sentito dire, l'ha accomunata a un'altra partita, che guarda caso riguardava sempre i Lakers, dicendo, eh ma è come ai tempi dei Sacramento Kings, no di quest'anno, di quelli che furono, quando giochi con i Lakers è così. <ride> Io non lo so se c'è qualche cosa del genere, mi stupirebbe, sono sincero. Me l'aspetterei più da ora senza voler per forza generalizzare. Però da noi italiani io tutto sommato. No, se, ci, se venisse fuori uno scandalo del genere in Italia, eh, insomma, se venisse fuori nell'NBA sarei molto sorpreso, ma molto. Per carità, in passato qualche cosa, cioè anche sulla selezione di, di, di Patrick Ewing al draft, chiarissimissime le cose come sono andate, non si sanno. Però sarebbe, sarebbe strano, ti dico la verità. Secondo me è venuta cre a crearsi quella situazione lì. Green la doveva capire prima, questo non giustifica il fatto che l'arbitraggio non sia stato a livello. In quella partita come in tante altre. In quella partita è stato più determinante che in altre, ma non si sta vedendo un bel arbitraggio, eh? per niente, in generale nei playoff. Lo dimostra anche il fatto che banalmente, ora nel nostro piccolo, ma io non penso che Tranquillo, Mamoli, Crespi, Soragna, Pessina siano tutti completamente incapaci di intendere e di volere. Non c'è una volta che azzeccano una chiamata quando vanno a, 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 al challenge. Non c'è una volta. Io ormai so sicuro che venga chiamato l'esatto contrario di quello che dicano loro in crona. E finisce sempre così. Eh, è difficile che non la zecchino proprio mai, 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 mai. No? Anche questo ti fa capire come il regolamento alle volte. Comunque, questo. Poi dice Franci 10: eh, Seredo, forse dove dire buonamattina. Eh. I Sans pareggiano la serie nonostante Jokic. Vedo troppo odio nei confronti di Booker. Comunque bastava mettere un po' di panchina decente e le partite si vincevano. KD e D Book sono troppo forti. Hai visto il film? R. Se no, comunque, nel film si fa intendere come Jordan abbia cambiato non solo il mondo della pallacanestro, ma anche quello al di fuori. E è assolutamente così. Io non l'ho ancora visto. Eh, perché mh, intanto perché non ho tempo di guardare film in questo periodo con i playoff non c'è proprio, proprio modo e ora cominciano anche quelli di serie A quindi proprio non c'è versi e poi perché so che quando lo guardo poi ci farò il video quindi arriverà d'estate tutto questo quando ormai sarà già superato per tutti voi e quindi arriverà in ritardo come sempre i video qui sul canale e poi perché eh, ci sono anche tanti altri film. So due film che io devo vedere ora in questo periodo: quello su padre Amort. Io sono un grande appassionato di film horror. Quindi, che non è proprio su padre Amort, ma insomma, ispirato a eh, mettiamola così. E, e l'ultimo Guardiani della Galassia. Questo fa capire anche la levatura proprio intellettuale del sottoscritto. Ma al di là di questo, ehm, KD e Bucher sono, <ride> sono troppo forti insieme. È vero, è vero. Io ho sempre detto che la questione talento eh, si gioca forse per il secondo posto con Phoenix quest'anno. Il problema è che il talento non è tutto problema o virtù della lega in questo momento, il talento non è tutto e anzi Phoenix ha dato il meglio di sé quando gli è stato tolto paradossalmente un po' di talento, che era quello di Chris Paul. Non sarebbe stata la stessa cosa se tu avessi tolto Durant oppure Bucher, non sarebbe stata la stessa cosa perché comunque Chris Paul ha un ruolo diverso, mm. eh, però a livello offensivo chi altro può stare al passo di Bucher e Durant? magari se li paghi di qua, in difesa. Questo è il vero enigma di, di tutto, è uno dei motivi per cui sapete quello che penso io di, di, di Phoenix in questo, in questo senso. Però sul discorso, sul discorso che Jordan abbia cambiato la lega e abbia cambiato, forse la dico grossa, più il mondo dell'NBA, cioè ha cambiato più il mondo rispetto a quanto non ha cambiato l'NBA e sappiamo quanto ha cambiato l'NBA, è vero. Jordan è una delle prime icone sportive a livello mondiale, è, è un brand e prima di Jordan non mi vengono in mente degli sportivi che potessero essere stati dei brand. E questo rimane all'atto pratico, ora ce ne sono altri, ma ora, quando era diventato Jordan, non esisteva sta cosa qui e l'ha inventata lui in un certo senso. E questo alle volte forse ci porta anche a avere delle concezioni sballate, nel famoso goat debate, no? Tutto questo mondo che c'è dietro Michael Jordan, a volte forse chi lo sa, ne parleremo. Dice Vincenzo 3. Ciao, e come va? Spero tutto bene. Penso che la serie tra Suns e Nuggets la decibel da il Supporting Cast di Denver. Quando Jokic fa più di 30 punti, paradossalmente non è un buon segno. I Gordon, <ride> i Brown, i Caldwell-Pope forse ancora di più dei Murray e dei Porter Jr. In questo senso sono abbastanza d'accordo. Perché se vogliamo è anche l'elemento che non ha Phoenix. Per quanto siano giocatori completamente diversi, le stelle ce l'ha Phoenix e ce l'ha Denver. Il Robin di turno ce l'ha Phoenix e ce l'ha Denver. Il supporting cast ce l'ha Denver. Phoenix? Punto di domanda. Quindi può essere un elemento anche questo. Con un barba così tanto discontinuo, fila va da poche parti. Continua a pensare che l'attacco sia troppo statico e che il barba non sia affidabile su ogni singola partita. Non dico che dovrebbe farne 40 ogni sera, però neanche tenere quelle percentuali ridicole in gara 2-3. Il gioco di Philadelphia è brutto, ragazzi. Io... io gli voglio un gran bene ai Sixers, al barba, a Embiid, anche a Doc Rivers, per quanto lo reputi sopravvalutato. Però il gioco di Philadelphia è veramente brutto. Il fatto è che io non mi aspettavo niente di diverso. Se metti insieme il barba e Embiid, devi giocare così, vinci? Non lo so, lo vedremo. Però non c'è un altro modo in cui puoi avere una chance di vincere. Gli puoi chiedere a Embiid di giocare alla Yohice. Gli puoi chiedere al barba di giocare alla Rispoll. Però snaturi entrambi. Non giocano come Jokic e come Chris Paul, perché so altri giocatori, e quindi ci perdi. Questa è la mia idea fin dall'inizio su Philadelphia. Secondo me Philadelphia può anche vincere l'Anello, giocando una delle pallacanestro più brutte della storia dei, dei, delle squadre campioni NBA. Però è talmente forte nei singoli... Trovatemi un giocatore uno contro uno, un, un esterno più, più immarcabile di Arden. Durant, Stephen Curry... Ok, se ne può parlare, ma Arden è lì, tra i primi. Trovatemi un giocatore più imbarcabile tra i lunghi di, di Embiid. Johic, Yannis, ma Embiid è lì, tra i primi. Avecene tutte e due è tanta, tanta roba. Brutti da vedere insieme, però magari efficaci. Poi dice di tirare la tripla. La mia sensazione è che Tatum stia giocando male questi playoff. <ride> Una delle due partite che hanno vinto l'hanno portata a casa con le triple Brogdon e White e lui ha fatto 7 punti. Sono innamorato di questo battle e mi ricorda Sprewell che stava vincendo un titolo a New York con eh, Ewing infortunato. Ci può stare il parallelismo? Ti saluto e ti ringrazio. Ci può stare eh, perché io mi ricordo molto bene quello Sprewell, cioè... In generale, paragonale, Bach a Spruell secondo me ci danno dei pazzi furiosi incatenati. A me e a te. Però, siccome io mi ricordo molto bene di quello Spruell di quell'anno lì, con quello di quell'anno lì ci può stare. Ci può stare. Vediamo come va a finire. Speriamo per Miami, non, non in quel modo lì. Tatum non sta giocando, non sta giocando bene ha tutte le caratteristiche per poter essere anche l'MVP delle finals a un certo punto. Però non sta giocando bene, ma neanche l'anno scorso ai, ai, ai playoff in generale aveva fatto dei playoff incredibili. Aveva alternato delle partite incredibili a delle partite in cui aveva toppato clamorosamente. Quest'anno per ora secondo me è riuscito a non topparne clamorosamente nessuna. Ha toppato clamorosamente il primo tempo di ieri, ma nel secondo si è rifatto. Però non ha toccato neanche i massimi livelli di rendimento in senso invece positivo che aveva toccato l'anno scorso. Sta giocando bene, per un giocatore normale sta giocando benissimo. Per Tatum io mi aspetto un po' di più. Eh, sul discorso del pallone della vittoria, anche lì. Eh, bravo Tatum perché altruista e quindi ha visto un compagno più libero di lui e gli ha dato il pallone nonostante lui fosse il leader? Oppure male Tatum perché un giocatore del suo livello si deve prendere responsabilità e allora ha avuto paura e ha scaricato il pallone? Dipende. Secondo me il, il tiro per l'overtime è un ottimo tiro e lo scarico per l'overtime è un ottimo scarico. Perché hai messo Smart, che è un tiratore con tanti metri di spazio. Quello per la vittoria? No, perché è un passaggio impiccato perché ti hanno chiuso sulla linea di fondo. E è un miracolo che il pallone sia arrivato a Smart. Tant'è vero che gli è arrivato in ritardo. Quindi, io per me la prima soluzione è stata ottima per i Celtics e per Tatum. La seconda, no, probabilmente proprio perché. Avendolo passato prima, il secondo tiro lo voleva prendere. In tutti i modi. Poi si è reso conto che non ce la faceva perché la difesa l'ha chiuso e l'ha scaricata. Male e tardi. 1-1. Difficile, questo giochino qui è difficile. Ma difficile. Ma aiutami, di difficile. Ma aiutami. Eh, mentre rispondi a quello che ho detto inizia la carrellata eh, non mi ricordo neanche cosa avete sono ore, sono 2 ore e 48 capisci che, eh, ma mi sembra che ti avevo dato ragione Cioè, vedo come leggi le bronne che gioca in ciabatte, fiducia nei compagni stanchezza, età, saggia attesa se mi dovessi buttare ora ti direi saggia attesa del momento decisivo cioè lui sa che eh, non può giocare dei playoff interi come giocava a Cleveland o a Miami Però sa di avere ancora delle partite a quei livelli lì E li sta, le sta centellinando perché fino ad ora non sono servite in maniera così incredibile Ti dico questo Poi se si arriva a un certo punto in cui i Lakers escono, perdono E lui le partite lì non le ha tirate fuori E allora lì si rivaluta la vecchiaia, si rivaluta tutto però secondo me per ora il beneficio del dubbio gli va dato. Perché la sensazione mia è questa. Sensazione, eh? Sensazione. Non, non ho altre argomentazioni più tecniche. Erst, 1969. Comunque vedere le dirette mi sta risultando davvero difficile in tv. Le continue pause e la pubblicità sono insopportabili. Un conto è dal vivo, ma in tv davvero è meglio recuperare quella con il commento dopo che hanno tolto una parte dei mille e mille timeout. Ti dico la verità anche a me, mi pesa un po', perché alla fine durano veramente tanto ma veramente a me mh, mi, mi pesa mi comincia a pesare dalla seconda partita io ormai lo, lo scotto della prima l'ho metabolizzato però quando guardo due tre della terza partita in fila è un disagio l'ammazzerei tutti se ce l'avessi vi ipoteticamente virtualmente se ce l'avessi davanti perché veramente a volte tirano delle palle anche perché io cioè veramente i time ma quanto durano i time out perché secondo me c'è un tempo regolamentare è un tempo percepito, cioè per me quando parto un time out, io mi alzo, vado in bagno, vado in cucina, bevo, mangio, faccio cose, poi torno con calma, tanto sono sempre in tempo, in Serie A non è così, in Serie A c'è cioè, il time out, stai lì perché è una breve interruzione, <ride> però eh, da loro, da loro funziona, funziona così, in questo modo qui. Dice Dadde968, <ride> quest'anno veramente dei playoff ottimi, soprattutto Miami, anche se io preferisco l'Akers per LeBron, tutto questo per dire che non li vedo bene e credo che passeranno gli Warriors. Che dici? Io su questo dico l'Akers, oggi, però se ti dovessi dire che sono più meriti dei Lakers o dei meriti degli Warriors, non lo so. Forse so anche più demeriti meriti degli Warriors al momento, in questa mia previsione, previsione, previsione Layers. Però sono assolutamente d'accordo con te: playoff bellissimi, non in senso assoluto. Cioè, non mi sento di dire che stanno giocando una pallacanestro incredibile, la più bella degli ultimi anni. Però c'è un agonismo, un'intensità e un'incertezza, un'imprevedibilità tale su tutte, praticamente tutte le serie. Non a caso c'è stata una sola squadra sweepata fino ad ora, era Brullin e si sapeva che più o meno sarebbe finita in quel modo lì. Su tutte le serie c'è un'imprevedibilità tale che li rende, secondo me, veramente, veramente godibili. E poi c'era Lollo2F. Ho avuto un flash vedendo la pubblicità del film di Slam Dunk. Ma io alla fine, se l'hai letto, è rimasto ancora bloccato alla modalità di lettura dei manga. In quest'ultimo caso, potrebbe chiedere aiuto a Volpescu. Eh, allora, <ride> eh, il, il, lo Slam Dunk che avevo qui a casa qui non ce l'ho più. Non ce l'ho più eh, perché l'ho regalato. Ora non vi dico a chi, perché tra l'altro non so neanche se gli è arrivato in realtà. Perché, vabbè, eh, gli è... vabbè, ve lo dico. Insomma, eh, l'avevo mandato un po' di mesi fa, non so se vi ricordate. C'era stato un ragazzo eh, che aveva un sacco di, di problematiche fisiche e, e, e la mamma aveva fatto un appello tramite i social eh, per, per, affinché la gente, insomma, appassionati di basket, comunque lo contattassero perché gli serviva, gli dava una mano. L'ho mandato a lui. Eh, non, non so se gli è arrivato in tempo, purtroppo, perché poi la cosa è finita, è finita male. E, mh, quindi ora non ce l'ho. Ora non ce l'ho. Però ce n'ho altri a casa di là, eh, dei, dei miei. E quindi li recupererò. Ma è una cosa per l'estate. Perché ora, ora, ora non c'è proprio, proprio una vita. Non, non esiste proprio una vita al momento. Perché cioè, poi ora comincia anche i playoff play di, di, di Serie A. Io non so da che parte rifarmi. Veramente. No? Quindi, però arriverà. È una di quelle cose che vorrei. Vorrei. Vorrei veramente arrivarsi. Oh, io non ve lo volevo dire, ma siamo arrivati in fondo. E infatti sono tre ore. Ormai è una scienza esatta, non c'è niente da fare. Anzi, contento del fatto che si può finire entro le tre ore: sarebbe bellissimo. Quindi, riassumendo: domani c'è un pagellone onnicomprensivo di tutta la stagione regolare di Serie A. Mercoledì c'è il quasi gaming, importante perché ci sarà l'unicorno, così tanto di per ridere. Giovedì c'è il gruppo di recupero, sempre qui, sempre alle 6. Eh, venerdì ci saranno i due centesimi NBA, ma non il circo, lo sottolineo perché è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso. Sabato torneo dei sub Raffaele contro Gabolodi. Direi che come settimana non ci facciamo mancare niente. Tosse permettendo, ovviamente, perché se uno non vuole chiacchierare, allora lì è un altro discorso. Ma spero di faccela. Basta, siamo arrivati in fondo. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio enorme per avermi sopportato con la tosse e, e, e ci vediamo domani. Messaggio di Don Ciccio Jokic? Sì, l'ho letto e recuperato, quindi si trovi la risposta se vai ora e finisce la live un pochino indietro. Va bene? Ciao signori, ciao a tutti.